tre mesi dall'efferato omicidio di Vincenza Saracino è stato arrestato il presunto killer. L'Interpol lo ha trovato a casa del nonno a Maracay, nello stato di Aragua, in Venezuela. Si tratta di Luigi Nasato Fazio, 32 anni, nato in Venezuela ma originario del Veneto. Il blitz è scattato nelle ore scorse e accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Per quello che siamo riusciti a ricostruire nella fase dell'indagine, i motivi del rancore che questo soggetto nutriva nei confronti di Vincenza erano decisamente futili e assolutamente sproporzionati all'omicidio. L'assassino era il vicino di casa della vittima, una persona problematica che per alcuni anni è vissuto proprio accanto a Vincenza e alla sua famiglia. Ha abitato con i genitori del fratello al piano superiore. Almeno in due occasioni in quella casa erano arrivate le forze dell'ordine per litigi violenti. Lui era stato aggressivo nei confronti del fratello. Una volta era stata presente all'aggressione anche Vincenza, che aveva tentato di calmare gli animi. Poi la famiglia del killer si era trasferita in Spagna per lavoro e lui, Luigi Nasato, era rimasto in quell'abitazione fino al 1 luglio, giorno in cui il killer ha acquistato un biglietto per il Venezuela, ha effettuato il trasloco ed è andato a dormire a casa di alcuni cugini a Vedelago. Ma nella sua mente era cresciuto un odio ingiustificato verso la donna. Il 2 luglio, in sella ad una bici, ha raggiunto la strada che Vincenza faceva ogni giorno per tornare a casa da lavoro, l'ha attesa più di un'ora. Poi, quando l'ha vista arrivare, l'ha affiancata e con un pretesto l'ha fatta arrivare al casolare disabitato. Lui, armato di un coltello, l'ha colpita alla testa e poi l'ha coltellata 5 volte. Vincenza ha tentato disperatamente di difendersi dalla furia omicida, ma lui se n'è andato, lasciandola esanima a terra. Il lavoro certosino dei carabinieri ha portato alla sua cattura. È stato un paziente lavoro di ricerca, dove siamo riusciti a mettere insieme tanti elementi, tra cui videocamere di sorveglianza privata e pubblica, che ci hanno consentito di acquisire tutti gli elementi per poter poi giungere sia all'identificazione del soggetto e al percorso da lui fatto quel giorno. Il giorno dopo l'omicidio il 32enne è partito da Venezia verso Madrid, dove è rimasto qualche giorno, poi ha preso l'aereo diretto in Venezuela. Pensava di averla fatta franca. Il corpo di Vincenza è stato trovato il 3 luglio in quel casolare abbandonato a pochi metri dalla sua abitazione. Ora sarà attivato dall'Italia l'ite per l'estradizione. Se le autorità venezuelane daranno l'autorizzazione, Luigi Nasato tornerà in Italia per rispondere del delitto, un omicidio che potrebbe costargli l'ergastolo. Buonasera e ben ritrovati a Ring. Abbiamo scelto allora di partire così perché davvero questa è la notizia del giorno, non solo nella Marca Trevigiana ma in Veneto. Era l'incubo di questo assassino in libertà, 3 mesi fa l'efferato femminicidio di Vincenza Saracino, davvero un delitto orribile, e si è arrivati alla cattura del suo presunto assassino, il vicino di casa. È una vicenda davvero che adesso trova un punto fermo, ma che dovrà essere poi ulteriormente raccontata, perché ci troviamo di fronte all'ennesimo caso nel quale una violenza esplode davvero in modo disumano, ed è un rapporto di vicinato che si è trasformato in un omicidio. Ci chiediamo allora, partendo con questo servizio, cosa sta accadendo, perché tanti, troppi episodi di violenza nei rapporti anche con le persone, ma da qui partiremo poi per parlare di altro, perché fra pochissimo vedremo e partiremo con il tema della sicurezza nelle città. Ci chiediamo anche non solo cosa sta succedendo nei rapporti tra di noi, che poi sfociano in questi atti davvero terribili. Ci stiamo chiedendo e ci chiediamo, continuiamo a chiederci, perché non possiamo girare tranquillamente nelle nostre città con sempre la paura di trovarci in pericolo. Perché non girarsi dall'altra parte, come nel caso di Giacomo Gobbato, può costare la vita? Parleremo di questo, parleremo di politica ovviamente, perché parleremo delle elezioni provinciali focalizzandoci su Treviso. Il caso di Treviso era anomalo perché il centrodestra andava di fatto diviso con tre liste. Allora cercheremo di capire perché e chi ha vinto soprattutto davvero, al di là dei risultati, queste elezioni provinciali. Parleremo di autonomia, siamo a pochi giorni dall'incontro di Zaia del Veneto, ma anche di altre regioni come Lombardia e Liguria, con il ministro Calderoli, l'avviamento del iter per
le regioni che hanno richiesto intanto le materie non LEP. Parleremo anche del tema dei morti sul lavoro, della sicurezza sul lavoro. Domani inizia nei cantieri edili, cioè parte di fatto la patente con i crediti nei cantieri edili, e poi parleremo di cittadinanza. È il tema anche del sondaggio di oggi, il referendum sulla cittadinanza lanciato da Più Europa. Per dimezzare di fatto da 10 a 5 anni gli anni, diciamo, di residenza legale in Italia per poter richiedere la cittadinanza. Vi stiamo chiedendo dal pomeriggio, insomma dall'inizio dei nostri telegiornali, se è giusto accorciare i tempi per chiedere la cittadinanza. È ancora aperto ovviamente il centralino per poter dire la vostra opinione, dare, diciamo, il vostro parere, e più tardi avremo il sondaggio. Allora, vi presento gli ospiti, sono tanti temi, lo avete sentito, cercheremo di andare velocemente. Qui in studio con me il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Treviso, Stefano Pelloni, buonasera. Buonasera a te e a tutti i telespettatori. In collegamento Skype il capogruppo Lega Liga in Regione, in Consiglio Regionale, Alberto Villanova, buonasera. Buonasera a voi, grazie. E poi Alberto Ruggin di Più Europa, che torna a trovarci, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, chi meglio di lui poi ci può dire perché dal loro punto di vista è importante questo referendum. Allora, dicevamo, si è chiuso un altro cerchio oggi, quello della vicenda di Giacomo Gobbato. Abbiamo visto 10.000 persone a Mestre sabato in corteo per riprendersi la città, oggi i funerali a Jesolo. Il coro che si è sentito tante volte in questi giorni accompagna Giacomo Gobbato anche nel suo ultimo viaggio, dal piazzale di fronte alla chiesa di San Liberale Mauro di Jesolo, e poco prima segnare un contatto tra ciò che è successo dentro e fuori dalla chiesa. Tra le letture della cerimonia scelte dalla mamma Valentina c'era anche il passo del Vangelo di Luca sulla resurrezione. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Un passaggio sottolineato da Monsignor Moraglia. Giacomo appartiene al mondo della resurrezione. 15 anni fa, in questa chiesa, Giacomo Gobbato ha ricevuto la cresima da Francesco Moraglia. Oggi il patriarca di Venezia ha celebrato il suo funerale. Una morte arrivata con una coltellata in Corso del Popolo a Mestre mentre salvava una donna da un borseggio assieme all'amico Sebastiano. Un gesto di coraggio e amore è stato definito durante la cerimonia. Non è giusto limitare una persona ad un unico gesto, ha detto poi Moraglia, ma è vero anche che ci sono gesti che sono come il sigillo di tutta un'esistenza. Quello che ha compiuto Giacomo è uno di quei gesti che rimane e che rimarrà. A Jesolo e Venezia è lutto cittadino. In chiesa e fuori ci sono centinaia di persone. La bara è stata coperta da un drappo granata con il disegno di un gabbiano color oro. C'è anche un giubbetto salvagente arancione a ricordare il lavoro delle Onlus che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, a cui saranno destinate le offerte del funerale. Il sacrificio estremo di Giacomo ha destato un'enorme impressione a Mestre, dove 10.000 persone hanno sfilato per ricordarlo. Giacomo ha lasciato un'eredità preziosa. Sta ora a chi è rimasto farne tesoro. Allora, il servizio di Filippo Fois nel pomeriggio a Jesolo, dunque i funerali. Sabato il fiume di persone che ha attraversato Mestre, chi ha polemizzato con questo, in primis il sindaco Brugnaro parlava di manifestazione politicizzata, ma erano davvero, davvero tanti, tantissimi, c'erano anche gli scout, tanto per intenderci. Il problema qui, al di là del fatto in se stesso, a differenza ad esempio del caso di Vincenzina Saracino, il killer di Giacomo Gobbato è stato preso praticamente subito. Il tema qui è riprendersi le città. Cosa sta succedendo nelle città e come ci si riprende le città da una situazione di degrado e di criminalità? Borgia. Guardi, è un problema che torna agli onori della cronaca ogni tanto, ultimamente anche spesso. Purtroppo è un problema sintomatico e soprattutto che riguarda più città in più parti d'Italia, se non dappertutto. È un problema ovviamente sia di prevenzione, ed è quello che gli amministratori locali possono fare. Ovviamente abbiamo le armi spuntate
partendo ovviamente dalle scuole e cercando di ovviamente lavorare su temi importanti. È ovvio che su questo ci devono aiutare molto sul tema dell'educazione le famiglie, e poi ovviamente c'è tutto il tema della repressione. Repressione che non può essere in capo e può essere lasciata sola ai comuni con la polizia locale. Tantissimi comuni anche in provincia di Treviso su nostro impegno stanno lavorando per esempio sulle body cam, sui taser, sugli orari notturni per la polizia locale. Insomma, anche su questo tema siamo presenti e stiamo cercando di dare il nostro contributo. È ovvio che a livello nazionale bisogna intervenire, ed è per questo che nelle ultime settimane sul tema della sicurezza si è fatto molto. Nell'ultimo anno e mezzo, tra l'altro, sono state fatte delle assunzioni che non si facevano da un po' di tempo tra le forze dell'ordine, ed è questo, diciamo, il percorso che stiamo cercando di portare avanti. Da una parte la prevenzione attraverso ovviamente tutta una serie di progetti educativi nelle scuole a partire dalla giovane età, e dall'altra ovviamente la repressione quando poi il fenomeno invece si sviluppa nelle nostre città e, come dire, a macchia di leopardo un po' dappertutto. Pelloni. Beh, lasciatemi dire due parole per il gesto eroico, e sinceramente il servizio è anche quasi commovente per la figura, il gesto appunto di Giacomo Gobbato, perché diciamo purtroppo è un gesto raro, di grandissima generosità, e devo dire che mi ha toccato moltissimo, ed è stato, secondo me, è giusto parlare di davvero un piccolo gesto che però di grande eroismo e di generosità di una persona che non si è voltata dall'altra parte, quindi questo è davvero significativo. E dall'altra parte penso che il sindaco Brugnaro, cioè io non la conosco la realtà di Venezia da amministratore, sono amministratore a Treviso, ma quando il sindaco Brugnaro, commentando quella manifestazione con 10.000 persone, scout, cittadini, commercianti, dice che in quella manifestazione ci sono persone che difendono quelli che vanno in giro con i coltelli per strada, quando evidentemente si stava ricordando una persona che è morta perché si è presa una coltellata in strada, mi sembra un sindaco proprio che ha finito la sua traiettoria politica, insomma, tutte le indagini che lo stanno coinvolgendo, insomma, probabilmente lo hanno lo stanno incattivendo, non lo so, insomma, però mi ricorda proprio la fine di una parabola politica, quella di Brugnaro, ecco, e devo dire che sono inaccettabili da parte di un sindaco. Dopodiché il tema più estesamente è giusto trattarlo, perché anche a Treviso, come a Mestre, la situazione è una situazione che in certi momenti, in certe giornate, in certi luoghi è una situazione che è sinceramente preoccupante. Dopodiché è bene dividere, perché i dati del Ministero dell'Interno ci dicono che tutti i reati, quasi tutti i reati, sono in calo da anni, ad esempio anche gli omicidi, fortunatamente. Però lo stesso prefetto ha una seduta del tavolo dell'ordine pubblico e della sicurezza, ci ha detto che a Treviso le rapine, le aggressioni sono in aumento nel 2024 rispetto al 2023. Sintomo che la situazione, anche dal punto di vista della repressione dell'ordine pubblico, è una situazione che attualmente non è controllata in città. Così come a Mestre, insomma, molto più gravemente, il sindaco Brugnaro penso non abbia minimamente sotto controllo la città. Come si può risolvere? Chiaramente l'approccio sicuritario, la repressione di fronte a certi crimini è l'unica strada, nel senso che nel breve termine queste persone vanno individuate, vanno punite e non devono più delinquere, devono essere messe in una situazione tale da non poter più delinquere ad altre persone, fare del male ad altre persone. Si può evitare però nel lungo termine
parlo ad esempio di tutti i fenomeni del disagio giovanile, di quel tipo di aggressioni che nulla hanno a che vedere con episodi tipo quello di Mestre, di un'aggressione, di uno sbandato, di un omicidio, insomma, di quello di Vincenza, che permettetemi di, da trevigiano, di esprimere tutto il mio applauso per il lavoro della procura trevigiana per aver individuato il presunto killer della, della cittadina. Comunque queste persone sono sbandati, sono criminali e vanno, il loro gesto va, è l'unica strada della repressione. Dall'altro lato invece c'è un lavoro più lungo, più faticoso, che vedrà i suoi risultati in maniera un po' più lunga, ma che è più significativo, che non sposta il problema in altre zone, che è quello dell'educazione di strada, dell'integrazione, che è quello di risolvere i problemi parlo dei minorenni soprattutto, provando a capire dove sono, parlando con le famiglie, con persone specializzate, con psicologi, nelle scuole. Ecco, da questo punto di vista è questa, io penso, il gesto significativo che le amministrazioni possono mettere in campo per risolvere nel lungo termine. Nel breve termine la situazione va presa sotto, dal punto di vista dell'ordine pubblico, va controllata. Un ultimo aspetto, secondo me, a Treviso come a Mestre, penso che elementi di degrado e di diciamo così, poca sicurezza stiano anche nel fatto che in determinati orari la città è vuota, non ci sono manifestazioni culturali all'altezza, non ci sono cittadini che vengono a frequentare la città, perché la miglior strategia per mettere in sicurezza un luogo è portarci attività produttive, è portarci attività culturali, è portarci cittadini, è portarci turisti. Quello è già un elemento che di per sé riqualifica una zona. Ecco. Villanova, allora, come ridare vita alle città, il degrado, poi si chiede sempre ai sindaci. I sindaci poi l'altro giorno nella assemblea regionale di ANCI, insomma, che sono tornati a chiedere più fondi, insomma, più fondi al governo. E poi le polemiche che ci sono state, anche politiche, su questa vicenda. Intanto vorrei sottolineare l'amnesia selettiva di Pelloni. Quando parla di Treviso e di Mestre si dimentica dei problemi di sicurezza che hanno città come Padova e Vicenza, ad esempio, oppure vogliamo parlare di Milano, altre città amministrate dal centro-sinistra. Io sono amministratore di Treviso, Villanova, parlo di altri. Non a Mestre. Beh, stiamo commentando il fatto di Mestre, come vedi dalla pancia. Pelloni, ti ho ascoltato. Hai parlato di 10 minuti, adesso mi ascolti anche tu. Cioè, come se Padova e Vicenza non ci fossero problemi di sicurezza. Insomma, sappiamo che anche a Vicenza qualche problemino c'è, e anche a Padova. E non una cosa che mi faccia molto piacere, perché sono delle città sicuramente bellissime che non meritano di avere quei problemi. Mi sembra alquanto rispettoso dire che Treviso non ha un'offerta culturale adeguata, e quindi il problema della sicurezza eventualmente c'è per il problema che non ci sono un'offerta culturale e manifestazioni in Treviso, che sinceramente mi sembra una delle città dove c'è più attività culturale. Però capisco anche che, insomma, sempre in campagna elettorale si debba anche sputare sulla propria città. Però, vede, secondo me bisogna fare questo tipo di problemi sicuramente da una parte sociale, quindi soprattutto per quello che riguarda Mestre. Mestre ha un problema in via Piave davanti alla stazione, un problema molto legato al consumo di droga. È una piazza di spaccio di droga che riguarda tutto il nord-est, e ci sono delle mafie di origine straniera che intervengono in quella zona. È molto famosa la mafia nigeriana, con spaccio di eroina, di sostanze stupefacenti molto pesanti, che negli anni scorsi, nei mesi scorsi, hanno provocato molti morti in quella piazza. Allora, noi non possiamo parlare di sicurezza dei nostri paesi se non interveniamo dando sicurezza della pena per quello che riguarda i cittadini italiani, e per quello che riguarda i cittadini stranieri, chi arriva qui per delinquere deve essere rispedito a casa. Non abbiamo non ci possono essere alternative, perché molti di questi spacciatori sono già stati arrestati 1, 2, 3, 10 volte, e dopo vengono sempre rilasciati, hanno fogli di via in tasca e continuano a rimanere in piazza o nel lungo queste vie. Allora, noi non possiamo lamentarci che succedano queste cose quando abbiamo polizia e carabinieri che rischiano la vita per prendere questa gente, che come vediamo gira anche armata, e dopodiché non riusciamo a fare veramente giustizia in questi casi. Allora, io penso che sarebbe anche a tutela degli immigrati
regolari che vengono qui per lavorare, per farsi una famiglia, per pagare le tasse, per crearsi un futuro, penso che anche per a loro tutela modo di modificare quella che è la legislazione e quella che è l'attività della struttura che interpreta le leggi fatte dal Parlamento, per fare in modo che chi viene preso facendo reati legati alla droga, legati comunque a questo tipo di situazioni, debba avere una punizione. Non possiamo permetterci che questa gente continui a rimanere indisturbata nelle nostre città. Perché non è un problema di sicurezza legato all'attività delle forze dell'ordine, è un problema di sicurezza legato al fatto che questi non pagano mai quello che fanno. Questo è il vero problema. È questo che genera una reazione così forte da parte della cittadinanza, perché non è possibile continuare a vedere gli stessi spacciatori che rimangono lì a giorno e notte e vengono presi perché si vedono le retate, quando fanno le retate, che vediamo anche che trasmettete anche voi con i vostri servizi, in via Piave arrivano elicotteri, arrivano camionette dei carabinieri, polizia, guardia di finanza, li prendono e dopo una settimana sono ancora lì. È logico che la gente, appunto di esasperazione, ma hanno ragione. Allora, l'unico modo di venire è con una legislazione più severa e colpire chi va a fare questo tipo di reati. Non ci sono. È questo, io penso che sia un discorso che non è di destra o di sinistra, è un discorso di buon senso. Allora, ecco, mi raggancio anche al tema della cittadinanza che probabilmente toccheremo anche dopo. Vedete, io non sono contrario a priori nel parlare dei diritti di cittadinanza e compagnia, ma fino a quando non risolveremo questo problema degli immigrati che hanno fogli di via in tasca, 3-4 fogli di via in tasca e non vengono riportati a casa loro, noi non possiamo permetterci di allargare le maglie con nuovi diritti di cittadinanza, dando altri diritti quando non facciamo rispettare prima i doveri. Cioè, questo secondo me è una delle esigenze principali delle nostre città e dei nostri cittadini. Quindi prima di dare altri diritti, secondo me, bisogna risolvere questo problema. Non anticipi, fra poco ci arriviamo. Rugin, sulla questione sicurezza, fra poco dopo la pubblicità entriamo sulla questione cittadinanza. Sì, più che altro perché non vanno mescolate le cose tra immigrati regolari e immigrati spesso irregolari, grazie a leggi che sono in vigore, tra cui la Bossi-Fini, che non dando regolarità a queste persone si trovano spesso a dover delinquere in questo paese. Ma sentendo appunto Villanova, sentendo appunto Borchia, sembra di sentire due esponenti perfetti dell'opposizione. Peccato che al governo ci stanno loro da 2 anni, tra l'altro la Lega e Forza Italia stanno al governo di questo paese da 3 anni. E di espulsioni, sapete quante ne hanno fatte? 0. Sapete quante persone sono state rimandate nei loro paesi di origine, la famosa promessa, a scontare la pena nei paesi di origine? 0. Allora, la propaganda è sempre tanta, però quando si è al governo e bisogna risolvere i problemi, bisognerebbe iniziare davvero a fare qualcosa anziché continuare a raccontare fandoni alle persone che ormai iniziano. Però io ho lasciato parlare e sento un continuo ritorno. Comunque, quello che volevo dire io è semplicemente questo. Anche a Venezia, via Piave, io la sento nominare da almeno 15 anni. Da 9 anni c'è un sindaco che si chiama Brugnaro, che ha vinto una campagna elettorale a suon di slogan sicurezza, sicurezza, sicurezza. Allora, dov'è questa sicurezza tanto promessa da Brugnaro in questi anni? È vero che anche Padova e Vicenza hanno i loro problemi, ma venite a Padova a vedere che cosa c'è, ad esempio ai Giardini dell'Arena, che qualche anno fa non ci si poteva neanche mettere piede. Ci sono attività commerciali, bar, che hanno rivitalizzato, dove ci vanno famiglie con bambini. La stessa cosa al Parco della Musica, alla Stanga, che era impraticabile fino a qualche anno fa. Certe zone dell'Arcella dove sono stati fatti eventi culturali. Gli esempi, i modelli ci sono, basta un attimo seguirne e prenderne spunto. Detto questo, la sicurezza di cui tanto ci si sciacqua la bocca sta in capo al Ministero dell'Interno, quindi è un compito del governo. Allora è inutile continuare a propagandare sicurezza, sicurezza, sicurezza quando non si sta facendo assolutamente niente in questo paese e appunto i reati, soprattutto di borseggio, di borseggiatrici, di furti, di scippi, stanno aumentando nell'ultimo anno e mezzo. Allora, al governo, da 2 anni e mezzo ormai, perché anche 3 anni se vogliamo mettere il governo Draghi, dove appunto Lega e Forza Italia c'erano dentro, questi che cosa hanno fatto per la sicurezza? La situazione nelle nostre città sta drasticamente peggiorando e quindi stiamo riempendo le carceri, stiamo facendo la repressione. Io credo invece che ci voglia più educazione. E continuando a mettere gente in carcere, soprattutto i minori, facendo le rivolte in carcere,
Una volta usciti da queste carceri, che stanno diventando delle palestre per diventare ancora più delinquenti, noi avremo ancora più delinquenza. Allora, o ripartiamo dall'educazione, oppure da questo non ne veniamo fuori. E la propaganda continua a vincere, ma la realtà, in verità, è molto, molto più concreta, che i cittadini toccano ogni giorno davanti ai loro. Allora, velocissima replica, prima della pubblicità, Borgia Villanova, visto che ha tirato in causa il governo. No, guardi, Ruggino ovviamente ricorda sempre quello che gli fa comodo. Ricordo per esempio che la città di Treviso è la quinta città più sicura d'Italia. Padova e Vicenza, visto che ha citato lui Padova, visto che parla di Padova, non è tra le prime cinque, quindi sicuramente meno sicura di Treviso. No, sono dati Istat, quindi andateli a verificare. Sono dati ma detto questo, sa, mi scusi, visto che lei io l'ho lasciata parlare, no? Io l'ho lasciata parlare. Che poteri ha il sindaco sulla sicurezza? Ce l'ha il ministro dell'interno, guardi, il sindaco? Deve ripassare, perché sa chi è responsabile della sicurezza? Sa chi è responsabile della sicurezza? E sa chi è responsabile? Il sindaco. Vada a ripassare, perché mi vede, la vedo che lei non ha mai fatto l'amministratore locale, e si vede, non ha mai preso un voto, non ha mai fatto l'amministratore locale. Mi continua a far urlare, o posso, polizia, Alberto, mi continua a far urlare, o posso dire la mia? Sa chi è il primo responsabile? Se non si informa, non è colpa mia. Finisca Borgia, poi sentiamo che vi darò. Detto questo, il ragionamento è: quanti immigrati ci sono nelle nostre carceri? Visto che le carceri sono sovraffollate, sa quanti ce ne sono? Quant'è la percentuale di immigrati nelle carceri italiane? Il 68%. Allora lei pensa che motivo? Il 68% per quale motivo? No, scusi, a me hanno insegnato, spero anche a lei, a tutti qui dentro, che c'è sempre un'alternativa alla delinquenza. Non è che perché tutte le strade non ci sono, allora si delinque. Non funziona così, perché lei sa benissimo che i nostri nonni hanno fatto di tutto pur di riuscire a portare a casa da mangiare, ok? Quindi sono andati nei campi di pomodoro, sono andati nei campi d'olivo, nei campi in generale agricoli a lavorare, sono andati all'estero, hanno girato il mondo, sono andati nelle miniere, ok? Non bisogna per forza delinquere, quindi a delinquere c'è sempre un'alternativa, ok? Detto questo, le ricordo che non governiamo da 3 anni, come dice lei, governiamo da 1 anno e mezzo, anzi da 2 anni, ha ragione, da 2 anni, e da 2 anni abbiamo cercato di fare del nostro meglio per migliorare. Bene, il tema della migrazione, andatevi a leggere gli ultimi dati, ok? È 10 anni, Pelloni, che voi avete governato, e la gente, ricordo, non vi ha mai votato per governare, ma questo è un altro tema. Detto questo, guardate i dati sull'immigrazione clandestina, visto che dopo 2 anni sono calati, e quindi anche su questo tema stiamo cercando di fare del nostro meglio, perché dobbiamo dire a chi viene in Italia che purtroppo non c'è spazio per tutti, e soprattutto se l'alternativa è delinquere, devono cambiare paese, perché qui non siamo ospitali verso chi delinque o è costretto a delinquere, come dice lei. Chiarissimo. Villanova, poi Pelloni, e poi andiamo a pubblicità. Villanova. No, io voglio ribattere sul tema dei rimpatri, perché vede, i dati sui rimpatri sono molto chiari. C'è stato un più 24% di rimpatri in quest'ultimo anno, e nell'anno non è ancora finito. Sicuramente sono troppo pochi, e questo sono io il primo a dirlo, perché a fronte di 13.000 decreti di espulsione, quelli che sono stati rimpatri sono circa i 4.000. Però, a me la propaganda che fa routine, alzando la voce, facendo finta di sparare dati che non conosce, fa capire, insomma, qual è il vero problema. Allora, cioè, di fronte a chi vuole risolvere i problemi, abbiamo chi fa alza la voce, chi si mette a urlare, cerca di interrompere, di far casino, giusto per far passare il proprio messaggio. In realtà la questione è molto semplice: o iniziamo a usare il buon senso e quindi troviamo una via per fare degli impatti più semplici, e ripeto, noi siamo il governo, e questo è un tema che noi
dobbiamo assolutamente, assolutamente risolvere, quello dei rimpatri, è un tema che va risolto. Ho trovato una soluzione molto, molto più incisiva rispetto a quello che abbiamo oggi, o se no noi continueremo ad avere spacciatori di tutte le etnie che girano indisturbati fuori dalle nostre stazioni, perché con quelle che sono le leggi attuali, con quello che è il sistema attuale, è un problema che non... Ma Rogin, l'ho appena detto io, non serve che mi fai la vocina in sottofondo, l'ho appena detto io che siamo al governo, che è un problema che dobbiamo risolvere noi. Cosa siccome, avete fatto in la sinistra, ma scusa un secondo, quando vengono fatti i centri di rimpatrio oppure di permanenza in Albania, o si trovano altre forme per limitare l'immigrazione clandestina, voi alzate barriere, iniziate ad alzare la voce, perché iniziate a fare preferiremmo che quel di milione casino, di euro fosse dato alla sanità, ma voi preferireste però in Albania per niente. Quando la sinistra è stata al governo, quando la sinistra è stata al governo, milioni di euro di soldi degli italiani, se non fa, quanto è costata l'immigrazione clandestina che abbiamo avuto in questi anni? E quanto abbiamo pagato le cooperative che gestivano l'immigrazione, che magari erano legate anche a qualche partito portarlo politico? In Albania costa molto di più. Perché tutti i viaggi poi vanno pagati. Costa molto di più cosa? Cosa stai dicendo, Rugina? Cioè non ci credi neanche tu. Tu lo sai benissimo che quando vanno in Albania sono sotto il suolo italiano e ogni volta che avranno bisogno di una visita, di andare in prefettura per i documenti, i viaggi Albania-Italia li paghiamo noi. Li paghiamo noi con i nostri soldi. Guarda, e posso dire, sono contento se questi centri inizieranno a funzionare e verranno gestiti come devono essere gestiti. Contento che lo Stato paghi questi soldi, perché sono soldi ben spesi, allora, piuttosto di averli fuori dalle nostre stazioni, che non sanno, siccome come dici tu, non hanno alternative, loro devono delinquere. E allora meglio che vadano nei centri di permanenza in Albania. Allora, chiudiamo con Pelloni un attimo questa parte. Mi recuperate quel sms di un abitante di Via Piave, per favore, che era abbastanza significativo, di 2-3 sms fa. Sì, io trovo che questo sia un dibattito che... Eccolo qua, scusate, sono un abitante di Via Piave, ormai tutta la città di Mestre è fuori controllo, giusto dire che il problema è di vecchia data, amministratori locali e tutto il resto fanno solo cure palliative, io personalmente non ci spero. Ci dà l'idea anche della disillusione ormai che c'è in quella zona. Pelloni. Ma secondo me, devo dire, capisco la disillusione del cittadino, però dall'altra parte penso che questa amministrazione abbia completamente fallito per tutto quello che riguarda quelle promesse che aveva fatto ai cittadini di Mestre, ma che le possibilità di riqualificazione esistano, perché Mestre è una città che ha grandi potenzialità, ha vicinanza a Venezia, ha vicinanza alla città metropolitana con Treviso e con Padova, quindi io penso che le potenzialità di riqualificazione ci siano tutte. Ma dall'altra parte devo dire che ho trovato davvero fastidiosa la propaganda di Villanova, soprattutto sugli sbarchi. Guardate, se chiedessimo a persone che frequentano il mondo reale dei lavoratori e non il consiglio regionale, ma parlassimo con gli imprenditori non ci dicono che la priorità vera è quella di fare più rimpatri. Gli imprenditori ci dicono che la priorità è regolarizzare queste persone, fargli un contratto di lavoro, che le imprese hanno bisogno di lavoratori e sono sicuro che queste persone smettono di spacciare, smettono di delinquere se hanno la possibilità di essere regolarizzati e se hanno la possibilità di lavorare. Poi dopo, se noi ci troviamo al governo gente che dice che l'unica soluzione sono i rimpatri, che c'è bisogno di più rimpatri, allora guardate, questa è propaganda, va bene, prendiamola per propaganda, ma diamoci giusto peso. Il mondo reale degli imprenditori, delle persone che hanno un lavoro, che lavorano, che le rappresentanze dei lavoratori ci dicono che c'è bisogno di questa forza lavoro, che c'è bisogno, che deve essere integrata, perché con l'integrazione si lotta alla vera delinquenza, si previene la vera delinquenza e si risparmia pure sulla sicurezza, che è un grosso costo, e con l'integrazione si porta lavoro e se magari ci pagano anche le pensioni, visto che ci sono problemi anche di equilibrio demografico da risolvere. Quindi secondo me il tema, se lo vogliamo affrontare con serietà, lo dobbiamo affrontare come ci consigliano gli imprenditori veneti, non come lo stiamo affrontando questa sera a forza di slogan e di rimpatri. Allora velocissimo Villanova, la prego, e poi andiamo in pubblicità.
innanzitutto voglio tranquillizzare il maestrino Pelloni, perché io, pur facendo politica, non ho mai smesso di lavorare un giorno nel mio lavoro privato, ho dipendenti e continuo a investire nella mia attività e sono anche un piccolo imprenditore, quindi per piacere non mi venga a raccontare la storia dell'orso, perché so benissimo cosa vuol dire fare impresa nel nostro territorio. Prima cosa. Seconda, come si fa a dire che questi sono costretti a spacciare perché noi non li integriamo? Ma signori, ma se questi vengono a spacciare e dopo essere stati presi continuano a spacciare, nonostante vengano presi 2 o 3 volte, arrestati, e purtroppo per le nostre leggi vengono ributtati fuori anche perché trovano magari qualcuno che li asseconda. Allora, noi continuiamo a dare la colpa agli italiani che sono cattivi perché non riescono a integrare gente che viene qua a spacciare eroina nelle vie di Mestre e che uccide le persone con la roba che spaccia per la mafia nigeriana? Ma ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo? O continuiamo a dire ste fregnacce pensando che allora, siccome gli italiani sono sporchi e cattivi, non vogliono integrare gli immigrati? In Veneto il 10% degli abitanti sono immigrati regolari che sono arrivati qui per lavorare, che si sono fatti un mazzo così per mandare avanti la propria famiglia e non hanno nessun problema di integrazione. Io sto dicendo che chi viene qui per spacciare, per rubare o per delinquere, la prima volta che viene preso bisogna trovare il modo di mandarlo a casa, se no noi non daremo mai sicurezza alle nostre città, mai, e non è perché gli italiani o i veneti sono cattivi. Pubblicità e ripartiamo proprio dal tema della cittadinanza. Siamo di nuovo in diretta con Ring e allora andiamo direttamente sul tema che è anche il soggetto del nostro sondaggio. Fra un'oretta vi daremo l'esito del sondaggio, parliamo del referendum sulla cittadinanza promosso da Più Europa, Riccardo Maggi, che ha raggiunto quota 500.000 di firme. Cosa chiede il referendum? Chiede di dimezzare da 10 a 5 gli anni di residenza legale, ovviamente in Italia, richieste per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana, che una volta ottenuta sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni. Soltanto un dato che poi ci confermerà Ruggin. A proposito di questo referendum e Ius Soli, Ius Scholae, lo Ius Soli riguarda solo chi nasce in Italia, quindi circa 500.000 persone all'anno. Lo Ius Scholae, altro tema di dibattito anche forte, ad esempio nel centrodestra, riguarda solo chi completa un ciclo di studi di 5 anni, quindi circa 135.000 persone all'anno, mentre la proposta di Più Europa riguarda persone che risiedono legalmente in Italia da almeno 5 anni, rispettivi figli minori, quindi allargherebbe una platea a circa 2.500.000 di persone. Queste sono un po' le cifre a spanne. Prima di andare da Ruggin, voglio sentire cosa ne pensa Claudio Borgia. Guardi, io sono da sempre contrario, sono un sostenitore perché? Dello Ius Sanguinis, perché ritengo che i ragazzi che nascono in Italia da genitori stranieri, arrivati al compimento di 18 anni, fanno un percorso lungo, capiscono l'importanza di essere italiani, comprendono le nostre usanze, la nostra identità, le nostre tradizioni, e arrivati a 18 anni scelgono ovviamente di diventare cittadini italiani. Secondo me, credo sia un percorso corretto che ha sempre funzionato. Ricordo che siamo il paese che concede più cittadinanze in Europa. Nel 2022 mi pare sono state 212.000, nel 2021 121.000, insomma negli ultimi 10 anni siamo quasi a 2 milioni, se non sbaglio, tra 1,5 milioni e 2 milioni. Ecco, non capisco per quale motivo si voglia, come dire, a tutti i costi cercare di ridurre questo tempo, perché poi per quanto riguarda per esempio lo Ius Soli parliamo di una riduzione, a parte della nascita qui in Italia, significa che già abbiamo un problema di immigrazione clandestina. Se diciamo anche che appena arrivano in Italia, li fanno nascere, diventano cittadini italiani, come dire, il problema dell'immigrazione lo facciamo diventare il problema principale, perché si creerebbe, come dire, veramente una voragine incontrollabile. Detto questo, purtroppo dicono in America c'è lo Ius Soli, no? Bene, ma in America vorrei ricordare che l'identità americana
come dire, insegna ai cittadini, ai bambini, fin dalla, come dire, non dico dalla nascita, ma dalle scuole elementari, ad amare la patria, ad amare la bandiera, a cantare l'inno, come dire, condividere usanze, tradizioni. Ricordo che i bambini, a partire dai 6 anni, tutte le sante mattine si alzano in piedi e cantano l'inno, come dire, davanti alla bandiera americana. A parte che se lo facciamo qua in Italia, qualcuno sia, come dire, sia a sinistra, ma forse anche qualcuno nel centrodestra griderebbe allo scandalo. Chi, okay? È Forza Italia? No, lei. Non lo so, non faccio nomi. Detto questo, io non vedo per quale motivo. Tra l'altro, ricordo che lo Ius Soli è solo in alcune nazioni, perché nella maggior parte non c'è. Non capisco per quale motivo dobbiamo per forza, come dire, concedere, oltre a il 1,5 milioni, 2 milioni di cittadini nuovi italiani che hanno diritto negli ultimi 10 anni, per quale motivo lo dobbiamo allargare al doppio? Per quale motivo qualcuno forse, non lo so, farà dei conti elettorali, perché probabilmente anche di questo si sta parlando. Allora, non capisco, se qualcuno me lo spiega, allora, io sono ce lo facciamo spiegare da Rugin. Peraltro, per precisione, oltre alla residenza ininterrotta in Italia, che il referendum propone di accorciare da 10 a 5 anni, resterebbero invariati gli altri requisiti, cioè la conoscenza della lingua italiana, il possesso degli ultimi anni di un consistente reddito, l'incensuratezza penale, l'ottemperanza degli obblighi tributari, l'assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica. Quindi questi ovviamente resterebbero invariati, si dimezzerebbe, diciamo, il tempo per poterla richiedere. Rugin, perché secondo voi è giusto? Ma è un referendum abrogativo, perché la legge italiana prevede referendum abrogativo, quindi si tornerebbe alla legge precedente, che era dell'inizio degli anni 90, quando fu allungato il periodo per chiedere la cittadinanza a 10 anni, ma quando era un'Italia completamente diversa, dove c'erano davvero poche migliaia di immigrati in Italia. Oggi ce ne sono appunto 5 milioni, quindi stiamo parlando di persone che ogni mattina regolarmente, dato che stavamo parlando anche prima della distinzione tra immigrati regolari e irregolari, vanno, diciamo, accompagnano i figli nelle nostre scuole, vanno al lavoro, pagano le tasse, contribuiscono al benessere, diciamo, di questo paese. E però si trovano delle vite dimezzate, perché non sono pienamente partecipi alla vita sociale, politica, quotidiana di questo paese. Sociale, posso capire. Anche i bambini ad esempio, dal punto di vista sociale, possono anche avere delle forti limitazioni a partecipare anche a una gita scolastica, che magari si va a fare un viaggio all'estero, e spesso si hanno delle difficoltà nei documenti. Parliamo di ragazzi che magari devono andare all'Erasmus e ancora non riescono a ottenere la cittadinanza, e quindi hanno forti limitazioni rispetto ai compagni. Non parliamo delle gare sportive agonistiche, quando si gareggia a livello nazionale, se non si ha la cittadinanza, rispetto ai propri compagni non si può. Quindi stiamo parlando di bambini di serie B rispetto ai nostri bambini italiani, per poi non parlare anche degli adulti, che giustamente si trovano tutta questa burocrazia, che non è vero che in 10 anni si ottiene attualmente la cittadinanza italiana. A 10 anni, dopo 10 anni di residenza ininterrotta in Italia, si avvia un iter che, nella migliore delle ipotesi, dopo 13-14 anni si inizia ad avere la cittadinanza italiana. Quindi 10 anni sono sulla carta, ma non sono mai 10 anni. Quindi la realtà dei fatti è ben diversa rispetto a quello che si racconta. Quindi noi proponiamo semplicemente, attraverso un quesito, dato che è un dibattito che non si riesce mai a portare a termine, quello dello Ius Scholae, che nasce ancora da Gianfranco Fini, se voi vi ricordate, tra l'altro, che non è un dibattito tanto di sinistra, che parlava proprio di un ciclo di studio. Infatti, da quando l'ha proposto, è sparito. Ai bambini che stavano nelle nostre scuole, quindi è un dibattito che c'è già ormai in tutta Europa. Si dà dopo 5 anni la cittadinanza italiana in tutti i paesi europei. Negli Stati Uniti, ad esempio, c'è lo Ius Solis, quindi praticamente si nasce negli Stati Uniti e automaticamente si è cittadini americani. Invece nel resto d'Europa c'è, dopo 5 anni, la possibilità di chiedere la cittadinanza. Lei dice si farebbe come si fa già in Europa, questo è il concetto. Si farebbe sì, dei paesi europei, esatto. Villanova. Con gli stessi requisiti della legge attuale. Villanova.
Peraltro, guarda, scusi Villanova, la interrompo un secondo perché a proposito di Lega, qualche giorno fa su questo, interessante quello che ha detto il governatore Zaia, la richiesta, la domanda era è d'accordo o meno, diceva no, non sono d'accordo col referendum, però conoscendo le difficoltà, piuttosto sarebbe bene che si accorciassero i tempi per ottenerla, cioè faceva riferimento a quello che diceva di fatto Ruggin, cioè non è vero che poi alla scadenza dei 10 anni si ottiene, e se ci vuole a livello burocratico molto più tempo, e Zaia diceva piuttosto facciamo in modo che ci sia davvero poi un ottenimento della cittadinanza quasi d'ufficio scaduti questi 10 anni, l'ho detto Zaia qualche giorno fa. Anche gli origini, giustissimo, ma la burocrazia andrebbe ridotta o azzerata, però per tutti, non solo quando si fanno le richieste di cittadinanza, cioè anche per i cittadini italiani che ovviamente sulle delle richieste si trovano con burocrazia che rallenta ogni pratica. Vede, io sono assolutamente contrario al dimezzamento del tempo per la richiesta di cittadinanza, perché secondo me la cittadinanza deve avere un valore. Non è qualcosa che ci dà così con lo sconto. Ma scusate, secondo me è possibile che ogni volta che parlo ci deve essere qualcuno che interviene? Io sto ascoltando tutti quanti e ogni volta c'è qualcuno che interviene. Vada, no, cioè io credo che la cittadinanza italiana debba avere un valore e ridurla a 5 anni di tempo sia troppo poco, ma penso sia assolutamente per quello che mi riguarda sono assolutamente contrario a questo dimezzamento dei tempi. Per quello che riguarda lo Ius Scholae, come dicevo prima, io non sono contrario a priori sul parlarlo, anche se bisogna essere chiari, lo Ius Scholae porterebbe a un anticipo di 2 anni rispetto alla concessione della cittadinanza. Non stiamo parlando di dare la cittadinanza ai bambini quando sono piccoli, ma quando arrivano almeno a 16 anni, perché devono aver fatto 10 anni a scuola, quindi arrivano a 16, quindi sarebbe un anticipo di 2 anni. E secondo me, se non mettiamo prima però a mano quel problema di cui parlavamo nel servizio precedente, cioè il fatto di dire prima di ampliare i diritti per chi arriva qui immigrato, regolare, o quel che si voglia, secondo me prima vanno risolti i problemi che riguardano il fatto di rimpatriare gli stranieri che arrivano, delinquono e non vengono... Ma non cosa c'entrano queste cose? Bisogna avere la fedina penale pulita. Ruggin, la faccio intervenire subito diciamo dopo. Cazzate, però. Non diciamo cazzate, per chiedere la cittadinanza italiana bisogna avere la fedina penale pulita. Cosa c'entrano gli immigrati regolari a casa, e chi delinque? Guarda. No, mi devi dire che cosa c'entra chi delinque con chi paga le tasse che va a lavorare dalla mattina alla sera. Che cosa c'entra? Perché per chiedere la cittadinanza bisogna avere la fedina penale pulita. Che cosa c'entra? Sono due cose che non c'entrano una mazza. Però faccia parlare Villanova, Ruggin. Vada. Mi piacerebbe chiedere a casa chi ci ascolta tra me e te chi sta dicendo cazzate. Comunque, stavo dicendo che secondo me, prima di pensare ad ampliare i diritti di chi chiede la cittadinanza, bisogna risolvere i problemi dei cittadini italiani che si vedono i problemi legati ai cittadini stranieri, immigrati irregolari. E allora, fino a quando non risolviamo questo problema con i rimpatri di chi delinque, secondo me è un'offesa per i cittadini italiani pensare ad ampliare i diritti sulla cittadinanza. Allora, io non so, ho sentito come la pensi tu rispetto alla tua opinione, però, caro Ruggin, impara a rispettare anche quella degli altri, perché non no, è che la tua sono opinione due cose valga, diverse. Valga di più. Tu fai benaltrismo, c'è ben altro a cui pensare, sono due questioni diverse. Io e qualche altro milione di italiani la pensiamo sono in questo modo. Sono due questioni diverse. Siamo in questo modo e non abbiamo tu bisogno di tutto. Mescoli due questioni in una sola. Sono due questioni diverse. Allora fatemi sentire un attimo pallone. Facciamo sentire un attimo pallone così chiudiamo il giro e poi vengo da lei, Borgia. No, ma io penso che tutto il tema del meritarsi la cittadinanza sia un discorso che lascia il tempo che trova, nel senso che una persona che viene in Italia, si fa una famiglia, manda i figli a scuola, è magari anche attivo nella propria comunità, fa volontariato, paga le tasse, fa tutto quello che deve fare,
Cioè, chi è che lo decide che dopo 10 anni e non dopo 5 non se l'è meritata abbastanza? Cioè, sinceramente, tutto il tema di meritarsi la cittadinanza. Poi dopo, lasciatemi dire una cosa che magari può risultare impopolare, però ragazzi, adesso a me va benissimo che tutto il discorso degli italiani all'estero, però i comuni delle nostre province sono pieni perché stanno ricevendo tutte le richieste di cittadinanza di brasiliani che hanno l'avo che era italiano e che quindi poi non sa l'italiano, non parlano ma mai pagato ma le tasse. Veneto, gli oriundi brasiliani. Ma sì, vabbè, ma quelli ma che vengono. No, ma cosa? No, ma sì, ma ci sono quelli. Veneto, ma c'erano trevisani nel mondo. Ma no, insomma, ci sono quelli. Ci sono, c'è un business. Claudio, però non puoi dire che ci sia un business di gente che si vuole avere il passaporto italiano. Ho detto il Brasile come altri. Ho detto il Brasile come altri. Abbiamo i comuni che sono pieni di gente che vuole avere il passaporto italiano per poter andare in Inghilterra, per poter andare da qualche altra parte. In Inghilterra non ci va più. Sì, certo. Ci vanno col passaporto italiano. Fra un anno e mezzo non ci vanno più. Ma perché più? Non ci vanno? Vanno in Francia solo perché vogliono avere. Loro se lo sono mai meritati? No, hanno avuto un trisavolo che era italiano. A me va benissimo. Però adesso non venitemi a dire che loro se lo meritano di più perché ci hanno avuto il trisavolo italiano. Loro se lo meritano di più di uno che vive in Italia, che paga le tasse, che contribuisce, che fa tutto quello che deve fare, che manda i figli a scuola e che è attivo italiano, e magari fa il rappresentante di classe. Fa il rappresentante di classe. Ma Stefano, sì, ho capito. È un percorso. Ma nessuno dice. No, rispetto della cultura millenaria di questa nazione. No, non avete dell'identità, vabbè, della tradizione. No, Claudio. Questi qua vanno a casa, non parlano italiano. Te lo dico io. I figli, tutti i figli parlano italiano. Tutti i figli parlano italiano. A casa la prima lingua non è che lo dico io, lo dicono i dati. Parlano la lingua d'origine quando arrivano a 18 anni. È un percorso, Stefano. Ma certo, nessuno sta dicendo... Ma siamo quelli che danno più cittadinanza. Dimmi il problema. Perché il problema di Ruggina è che i bambini di 10 anni non possono andare come andavamo noi in gita a Perugia perché non abbiamo ancora capito per quale motivo. No, ti do una notizia, i bambini non so dove andavi tu a 10 anni, ma io in gita scolastica andavo ad Assisi al massimo, possono andare, ti do questa grande notizia. Il tema reale, e su questo avete ragione, è che al compimento di 18 anni non ci deve essere quella burocrazia che blocca per 1, 2, 3 anni i passaporti, scusate, i documenti. Quindi su questo tema avete assolutamente ragione, ma sul percorso, sul fatto che si arrivi a 18 anni, cioè ragazzi, dobbiamo preservare la nostra identità di percorso. Ma nessuno sta parlando di regalare la cittadinanza. Stefano, la regali? No, dopo 5 anni, ma cos'è? Io penso che la legge migliore sia lo ius scholae, quindi uno si fa il suo ciclo di studi in Italia e acquisisce la cittadinanza italiana, perché uno che fa la scuola in Italia per me è perfettamente integrato nella nostra società e sicuramente si sente più italiano di tutti. Poi dopo, visto che il Parlamento da anni non riesce a esprimersi su questa cosa, allora l'unico strumento, non è vero che non si esprime, voi avete governato per 20 anni, avete governato 30, va bene, 40, 10, 5, 15 avete avuto tempo per modificare la legge. Perché non lo avete fatto? Perché abbiamo governato sempre in con chi? Con Renzi avete governato da soli? No, abbiamo governato con Alfano. Quando eravate con Renzi? Quando eravate con Letta? Con Alfano. Ho capito, ma se voi governate con tutti pur di governare, c'era una mica colpa mia. Non usciamo dal seminato. Ruggine, poi di nuovo Villanova. Ruggine, voleva replicare? Sì, volevo replicare perché intanto continuano a dirci in studio Fratelli d'Italia, Lega, che sono d'accordo sul fatto che dopo 10 anni bisogna ottenere la cittadinanza italiana. Sì. Peccato che il decreto Salvini del 2018 ha allungato da 2 a 4 anni il periodo di tempo per ottenere la cittadinanza italiana. Quindi io mi domando di che cosa stiamo parlando. Ma ragazzi, per la verifica delle cose dei poi siete contrari a quello che... Ma almeno mettetevi d'accordo. Ma cosa dici? Ma per la verifica... È il tempo massimo per la verifica della documentazione. Ma cosa stai dicendo? Ma non è che ogni volta ci mettono 4 anni? Sono leggi che approvate voi.
Comunque la questione è molto semplice. Allora, siccome l'Italia si sta trasformando, che a loro piaccia o no, ed è vero che le cittadinanze in Italia stanno aumentando e che gli piaccia o no che siano 5-10 anni, queste cittadinanze arriveranno. Io voglio cittadini consapevoli, integrare, cittadini italiani consapevoli della nostra storia, della nostra cultura. Faccio come fai tu, scusa, tu interrompi sempre, dico anch'io la mia. Scusa, ma scusa Claudio, quando anche il collega del Partito Democratico dice e ci sono questi brasiliani che non sanno una mazza di italiano. Ma chi l'ha detto? Ma guarda, ho conosciuto una settimana fa un cittadino brasiliano di origine italiana, parla veneto meglio di me, che faccio Borgia di cognome e sono di origine meridionale, parla meglio di me, che sono qua da 38 anni, dai, ma cosa dite? Ma dai, su, cioè quella è la tradizione, la cultura, l'identità, quindi sì che sono cittadini italiani. Borgia, se non riusciamo. Guarda, io veramente posso giocarmi una pizza con Borgia e con Borgia, comunque, Borgia è molto semplice. Aspetta un attimo, Alberto, mi conosci da 10 anni, Borgia è semplice il cognome. Si parli in inglese, che sono venuti in Italia per il documento, non sanno una mazza di italiano, non li conosco personalmente, e ti posso garantire che come questo, cioè, sono, ma questo non è una giustificazione, perché sappiamo ma come funziona il mondo. Ma questi, se hanno il passaporto inglese, vengono qua per avere il passaporto italiano. Ci sono persone, cioè, che vanno a scuola ogni giorno, nelle nostre scuole, che lavorano, e quelli davvero parlano il dialetto veneto meglio di noi perché sono qua ormai da anni, e anche il discorso dello Ius Scholae da 18 a 16 anni non è niente vero, perché poi se comunque si dà la possibilità di accorciare ai genitori la possibilità di avere la cittadinanza, Alberto, scusami Alberto, voglio chiederti una voglio farti una domanda. Se un cittadino viene qua regolarmente, come dici tu, straniero, ok, lavora per 10 anni, ha un bambino dopo un anno, quindi dopo 9 anni, il bambino ha 9 anni, lui è qui da 10, riceve la cittadinanza italiana, il bambino ha 9 anni, non è italiano, ti do questa ma cosa non succede? Ma scusa, allora, 20 posso anni, garantire, dai. Ma cosa ascolta, non ti posso così garantire che sopra il mio appartamento dove sono collegato in questo momento c'è una famiglia di macedoni dove lui è italiano da 3 anni, il figlio ha avuto dopo 2 anni dopo la cittadinanza, la moglie sta ancora attendendo la cittadinanza. Quindi questi automatismi di cui voi parlate nella pratica non esistono. Ma lavoriamo su questo allora, Alberto, lavoriamo su questo, sulla burocrazia, il problema di burocrazia. La cittadinanza italiana anche lei non ce l'ha ancora avuta. Quindi Alberto, ma non è che cambia se tu accorci i tempi, la burocrazia c'è sempre, il tema è la burocrazia. Allora non è vero che perché un padre ottiene la cittadinanza dopo 10 anni il figlio la tiene subito, perché non è così. La realtà dei fatti è che arrivano... Sì, ma non aspetta 10 anni, aspetta un anno, al massimo, 2 anni. Anche 3-4 anni. Allora, Villanova, chiudiamo con lei, poi andiamo in pubblicità. Villanova. No, ma sembra che la burocrazia ci sia solo per chi richiede la cittadinanza. Ma scusate, ma avete provato a fare il passaporto negli ultimi anni, a vedere quanto tempo ci vuole per avere un passaporto? Cioè, nella burocrazia c'è per tutti i cittadini italiani, non... e riparte ancora Ruggin. Ma cos'hai? No, abbiamo sentito, vada Villanova, vada. Un po' di bromuro a Ruggin, per piacere. No, per carità, siamo fuori da noi. Benaltrismo, benaltrismo. No, Ruggin, la prego, andiamo avanti con Villanova, vai. No, è assurdo, cioè, secondo me, la cosa... Cioè, stanno dicendo che i cittadini brasiliani che vengono in Italia, tra l'altro c'è una proposta che era proprio scritta anche sui giornali l'altro giorno, che il governo vuole limitare a un certo numero di generazioni il fatto di poter avere la cittadinanza italiana. Ma se noi ci basiamo sullo ius sanguinis, che è il diritto per cui si ottiene la cittadinanza italiana se hai un avo, se hai un genitore, se hai comunque un nonno italiano, questo deriva dal diritto romano, cioè qualcosa che nel nostro paese, da prima che ci fosse l'Italia. Cioè, questo è il diritto che esiste in Italia. Io non capisco qual è il motivo di dover ampliare ancora di più il diritto alla cittadinanza del nostro paese. Qualcuno dovrebbe spiegarmelo. Allora, vogliamo limitare i tempi per ottenere da quando si ottiene la cittadinanza a quando effettivamente arriva la cittadinanza? Benissimo, battaglia giusta. Non capisco il motivo per cui in questo periodo c'è tutta questa frenesia nel dare la cittadinanza agli stranieri. È qualcosa che veramente non capisco, perché come dicevo prima,
Qui in Veneto abbiamo veramente decine e decine, centinaia di migliaia di immigrati, l'11% della popolazione, che hanno aspettato i loro 10 anni, si sono fatti la famiglia tranquillamente. Se voi andate a chiedere ai sindaci nei comuni, le cittadinanze, che quando il padre prende la cittadinanza arriva anche al figlio, quindi i figli, tanti figli prendono la cittadinanza perché il padre o i genitori sono arrivati prima. E questo i sindaci lo fanno quotidianamente, cioè non stiamo parlando di qualcosa che non esiste. È per questo che non riesco a capire, e mi fa pensare che sotto sotto ci sia qualcos'altro, sta volontà di concedere la cittadinanza così velocemente. Ma l'ha detto anche Ruggin prima, cioè il fatto di dare diritti politici, diritti di tutti i tipi, secondo me quando si danno dei diritti vanno controbilanciati con dei doveri. E allora vogliamo fare in modo che la cittadinanza abbia un valore e quindi ci sia un valore vero che chi viene qua la chiede quando è consapevole di quello che sta chiedendo, oppure la regaliamo, poi la diamo a tutti quanti solo perché stanno qui 5 anni. Io sono dell'opinione che secondo me i 10 anni sono giusti e dopo accorciamo la burocrazia che fa arrivare quella che è la cittadinanza ottenuta. Ruggine, poi chiudiamo il discorso cittadinanza perché poi andiamo su autonomie provinciali. Ruggine, chiudiamo il concetto. Ma la questione è sempre quella, che parte tutto dall'integrazione, perché se allora proprio per chiudere dobbiamo ripartire anche dal discorso originario, siccome gli accordi bilaterali anche per i famosi immigrati irregolari non vengono fatti e queste persone si trovano circa 500.000 in Italia, sono stimate, a girare per le nostre città senza diritti perché, a parte la Tunisia, il Marocco e qualche altro paese, non ci sono gli accordi bilaterali per rimpatriarli. Noi stiamo scegliendo, a parte i 3.000 che ha annunciato, 4.000 Villanova, di tenere queste persone per le strade perché non si possono nella pratica rimpatriare. Allora, no, se ci sono degli imprenditori e degli imprenditori e degli un attimo che arrivo al discorso e degli imprenditori che non votano più Europa ma votano magari più Lega e Fratelli d'Italia, che attraverso le grandi Confindustria, Confcommercio chiedono di assumere queste persone che piuttosto che stiano irregolari abbiano un contratto di lavoro e vengano integrati in questo paese. Io mi domando perché non dobbiamo integrare questo paese e lasciamo le persone delinquere. Integrazione vuol dire creare un paese dove si danno, come ha detto Villanova, diritti e doveri, ma le cose sono insieme, le cose vanno di pari passo. Una persona che inizia a lavorare, a integrarsi, a contribuire al benessere economico e sociale del paese, non vedo perché dopo 5 anni che ha dimostrato fedina penale, perché questo prevede la legge, contributi, di avere i corsi di italiano perché ci vuole anche un certo livello di conoscenza di lingua italiana e tutto, io non vedo perché. Guarda, non ti farei venire con me a vedere quando si dà la cittadinanza italiana se sanno l'italiano dopo 10 anni. Vorrei che venissi un giorno, vieni con me e te lo faccio vedere se dopo 10 anni conoscono alcuni la lingua italiana. Guarda, vieni con me, vieni con me. Posso garantire che ci sono immigrati che dopo 5 anni sanno meglio l'italiano, certo, Alberto, tanti italiani, certo, che vanno in televisione, e tanti dopo 10 non lo sanno, non sanno né leggere né scrivere. Allora, ci sono tanti italiani nati in Italia con cittadinanza italiana, con la pelle bianca, che ma cosa c'entra la pelle? Parli tu di pelle, allora, dai, qua non c'entra niente la pelle, l'hai detto tu la pelle. Ci sono tanti che sanno l'italiano e facciamolo integrare in questo paese. Sì, lo sanno l'italiano, ma il Veneto sì. Allora, devo andare in pubblicità, se no non riesco a fare tutti i temi. Andiamo in pubblicità perché dobbiamo ripartire da autonomia e provinciali. Ripartiamo dall'autonomia con delle parole molto dure che ha avuto oggi il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che era un po' in giro in Veneto parlando anche di autonomia. Ripartiamo da qui. Noi abbiamo raccolto 4 milioni di firme per 4 quesiti. Poi abbiamo depositato giovedì scorso 1.300.000 firme per cancellare l'autonomia differenziata e in queste ore c'è chi sta depositando firme, o meglio certificando firme che sono già state fatte, perché c'è anche il terreno sulla cosiddetta cittadinanza per le persone che dopo un certo numero di anni vivono nel nostro paese. E vorrei che fosse molto chiaro, per quello che riguarda la CGIL, ne discuteremo anche il 7, io penso che a questo punto per noi l'indicazione deve essere molto precisa. Per noi debbano esserci 6 sì.
in modo molto chiaro e molto preciso sull'insieme di questi punti, perché in ballo c'è la libertà delle persone e una persona non può essere libera quando è precario. Una persona non è libera se non ha uno stipendio che gli permette di vivere. Una persona non è libera se corre il rischio di morire sul lavoro. Una persona non è libera se non ha il servizio sanitario nazionale garantito. Una persona non è libera se non ha il diritto alla formazione, allo studio, alla cultura garantito a prescindere dalla tua condizione. E da un certo punto di vista io penso che, siccome oggi in discussione c'è proprio la libertà di esistere delle persone e la qualità di questa libertà e di questa democrazia, è evidente che io credo quella per noi è una battaglia vitale che va fatta allargando tutti gli elementi in senso generale. E per quello che riguarda l'autonomia differenziata, so di essere in Veneto, vorrei che fosse chiaro un punto. Quando si dice che questa cosa riguarda solo una parte del paese, che chi ci rimetterebbe sarebbe solo il Mezzogiorno, in realtà è una gran bugia. È proprio una presa in giro, anzi, io l'ho detto anche l'altro giorno al governo, perché ho chiesto che dentro le riforme da fare, nei prossimi 7 anni, gli ho detto: sapete cosa vi chiediamo noi di, tra le riforme, visto che voi la citate, quella dell'autonomia differenziata, toglietela, toglietela altre cose, e vorrei farvi questo esempio qui. Uno, secondo me, nella vita dovrebbe anche avere l'umiltà di imparare dall'esperienza, no? E al limite di fare anche dei bilanci e di valutare che se ho deciso di fare una cosa, vedere se ha funzionato o non ha funzionato. Siccome il ministro Calderoli dice: ah, ma noi non stiamo cambiando niente, stiamo semplicemente applicando un intervento legislativo non fatto dai governi di destra ma fatto dai governi di sinistra, cioè la famosa modifica del titolo quinto della Costituzione, io quando dico ci vorrebbe umiltà nel senso che non ci sono riforme belle perché le fa una parte e riforme brutte perché le fa un'altra parte. Dal mio punto di vista ci sono riforme giuste e riforme sbagliate. E il tentativo di fare la cosiddetta riforma del titolo quinto della Costituzione è, col senno di poi, devi rendere esplicito che è stato un errore. Noi siamo in un momento in cui in tutta Europa e nel mondo stanno dicendo che c'è bisogno, per contrastare tutto ciò che ho provato a raccontarvi brevemente, una quantità di investimenti che non ha precedenti. Avete sentito sia Draghi sia Letta, tutti dicono che in Europa, per i casini che ci sono, se l'Europa non investe nei prossimi 10 anni dai 6 ai 700 agli 800 miliardi ogni anno per affrontare i processi di cambiamento, rischia di essere messa fuori, perché queste cose la Cina, l'India, gli Stati Uniti, nel resto del mondo lo stanno facendo, con l'Africa addirittura che sta aumentando gli organici, che ha le terre rare e tutto il resto. Se è vera questa cosa, e se addirittura adesso lo stesso governo, per affrontare il problema dell'auto, dice che bisogna andare in Europa a discutere, perché lui da solo non è in grado, mi spiegate come stanno insieme le due cose? Cioè, come sta insieme che ho bisogno di una dimensione perlomeno europea per poter tutelare il mio sistema e raccontare invece che se ogni regione ha la sua politica risolviamo i problemi? Allora, così Landini ha parlato di tante cose oggi, ma abbiamo preso questo pezzo che faceva riferimento all'autonomia. In realtà lui partiva dicendo, ha dato l'indicazione di fatto nazionale della CGIL votare sì ai 6 referendum, perché ci sono i 4 referendum depositati dalla CGIL, giusto per chiarezza, perché se no non si capisce, hanno depositato 4 referendum che sono: 1, l'abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti legittimi, era nel famoso Jobs Act; l'abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese; l'abrogazione delle norme che hanno liberalizzato l'utilizzo del lavoro a termine; e l'abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. Questi sono i 4 diciamo portati avanti dalla CGIL, a cui ha unito quello sulla cittadinanza di Più Europa, portato avanti da Più Europa, e poi anche quello sull'autonomia, dicendo: l'indicazione molto chiara che diamo è di votare sì a tutti questi referendum. Allora, non posso non partire, restando sull'autonomia,
da Villanova. Allora, Villanova, peraltro, qualche giorno fa la festa provinciale della Lega qui in Prato Fiera a Treviso, Zai ha annunciato il ricorso alla Consulta, ecco perché quel titolo, sfida davanti alla Consulta, per le regioni che vogliono abrogare la legge Calderoli. Cosa non le è piaciuto del discorso di Landini, che immagino non le sia piaciuto? Non la sentiamo. Il discorso di Landini, permettetemi, è una supercazzola che non si sentiva veramente dai tempi. Guardate, adesso spiegatemi cosa c'entra la richiesta di autonomia differenziata con le terre rare della Cina o degli altri paesi in giro per il mondo. Cioè, questo è veramente l'esempio lampante di come chi ha raccolto le firme ha usato qualsiasi argomento per raccontare frottole, per tirare su ste firme. Veramente è qualcosa di ignobile quello che è stato fatto, e io spero che tanti tesserati della CGIL in Veneto strappino la tessera e gliela ridiano a questo signore, perché raccontare queste frottole, allora, io credo di aver sentito milioni di volte dire dalla CGIL, dall'ANPI, da quelli che hanno portato avanti la raccolta firme, che la nostra è la Costituzione più bella del mondo, giusto? Che andava difesa con le unghie e con i denti di fronte a questi di centrodestra che ogni volta che provano a fare una riforma cercano di distruggere la Costituzione. Ma permettetemi, la Costituzione è bella tutta quanta, allora, non solo le parti che interessano a loro. Perché quello che noi stiamo applicando è parte della Costituzione tanto quanto gli articoli che piacciono a loro. Allora, o questi diritti che sono sanciti dalla Costituzione per quello che riguarda l'autonomia valgono per tutti, oppure se questi vengono a dirci che il diritto dell'autonomia che è sancito dalla Costituzione non vale per il Veneto, allora bisogna veramente ragionare su queste parole, perché stanno facendo qualcosa di molto, molto pericoloso. Allora, noi stiamo seguendo la Costituzione, abbiamo avuto una legge che è stata approvata dal Parlamento italiano e firmata dal Presidente Mattarella. Quindi non mette in difficoltà l'Unione, non mette in dubbio l'Unione, l'unità dell'Italia, non mette in dubbio la solidarietà nei confronti delle altre regioni. Io voglio ricordare che nel bilancio che stiamo portando avanti in Regione in queste settimane partiranno 40 milioni di euro per dare una mano alle regioni del sud che non riescono a mandare avanti i progetti del PNRR. Dopo che hanno avuto il 60% dei fondi destinati unicamente al sud, miliardi, centinaia, decine di miliardi che arrivano unicamente al sud, noi dobbiamo togliere dalle nostre amministrazioni comunali, regionali e provinciali milioni di euro per pagarli la spesa corrente, perché non riescono ancora a mandare avanti quelle che sono le loro attività. E allora bisogna smetterla di prendere in giro i veneti. Questo è un diritto sancito dalla Costituzione. I veneti hanno votato un referendum ormai 7 anni fa e ogni volta si cerca di impedire che arrivi questo diritto. Allora, io credo che sia veramente inqualificabile quello che è stato fatto. Tra l'altro ricordo che per la prima volta nella storia la raccolta firme si è svolta in modalità online, restando comodamente seduti dal divano di casa, guarda caso proprio sulla raccolta firme per l'autonomia. E allora io spero che i veneti abbiano uno scatto d'orgoglio, perché questa è sempre una grandissima presa in giro. Pelloni. No, ma non è vero, quest'ultimo fatto è proprio falso, nel senso che anche ad esempio per lo ius, per la modifica della cittadinanza, ad esempio le firme sono state raccolte online, ma sull'autonomia le firme sono state anche raccolte nella misura sufficiente in formato cartaceo, quindi voglio rassicurare Villanova sulla bontà semmai sono stati 5 presidenti di regione che hanno richiesto il referendum e che hanno impugnato la legge Calderoli. Insomma, comunque io penso sinceramente che la legge Calderoli non migliori la qualità della nostra, dei nostri sistemi di governo dei territori. Io sinceramente non ho nulla contro all'autonomia in alcune materie, perché io sono convinto che su alcune materie i principi della sussidiarietà siano migliori e possano assicurare una miglior gestione delle risorse, una miglior partecipazione dei cittadini alla decisione. E quindi io avvicinare il punto della decisione più possibile al territorio
Io ne sono convinto, quindi anzi semmai sono contro a un eccessivo centralismo regionale che si sta sviluppando o si rischiava di sviluppare. Però io vorrei che si facesse un discorso molto pratico sull'autonomia, su particolari funzioni che sono quelle che rendono davvero impossibile la vita agli imprenditori veneti, ai lavoratori veneti, perché guardate, io sono convinto che questa riforma sull'autonomia aumenterà enormemente la burocrazia. Aumenterà enormemente creando un sistema multiforme sulle politiche energetiche, sulle vie di comunicazione, su un'altra serie di materie, creando un sistema a macchia di leopardo con 20, una per regione, 20 legislazioni diverse in molte materie, e creerà e renderà impossibile la vita agli imprenditori che vogliono fare impresa nel nostro paese. Ma questo sinceramente lo trovo controproducente. E poi in più c'è anche un altro fattore, e il fattore è quello dei principi dell'uguaglianza, di uguaglianza, che devono essere secondo me tutelati. E su questo parlo di sanità e di scuola pubblica. Ma guarda, voglio solo dire una cosa molto semplice, che è sulla questione dei LEP, che se il principio dei LEP è solo la spesa storica, si andranno a confermare le disuguaglianze che già ci sono oggi e che devono essere migliorate. Questo non significa che il sistema attuale... il sistema sanitario oggi in Italia non sono gli stessi. Allora io penso che non dobbiamo favorire una legge per cui andiamo a confermare con la spesa storica che chi aveva un livello sanitario di un certo tipo continuerà ad avercelo e semmai peggiorerà. Voglio finire il ragionamento e dico l'ultima questione è: se mi venite a dire che volete l'autonomia sulle grandi reti energetiche, sulle grandi infrastrutture, secondo me ci sono delle materie sulle quali la legge Calderoli non sarà in piedi. Ultima cosa, a me sembra del tutto ipocrita che adesso ho visto il presidente Zaia che è andato a trattare per scaricare i costi e il rischio di impresa della Pedemontana al Ministero delle Infrastrutture, e poi dopo chiede l'autonomia sulle grandi infrastrutture e sulle reti viarie. Insomma, ci vuole un po' di coerenza, insomma. O sceglie di scaricare il fallimento della Pedemontana su tutti i cittadini italiani e non solo sui veneti, oppure decide di tenersi l'autonomia, insomma, delle due l'una. Comunque, guardate, io sinceramente non ho niente contro l'autonomia. Io penso che la legge Calderoli sia una legge scritta male, che non funzionerà e che renderà ancora più difficile e impossibile la vita ai cittadini, creando una marea di burocrazia. Un attimo Villanova, poi vengo da lei Borgia e poi anche Ruggin. Villanova, no. Velocemente. Innanzitutto ricordo che la Pedemontana, giusto perché io capisco che a questi del PD diano il compitino da leggere, la Pedemontana è un progetto partito nel 99, che era opera di interesse nazionale, e dopo il governo Renzi l'ha scaricato sulla regione, ha tolto il commissario nazionale e l'ha scaricato sulla regione. Giusto. Del Rio è sempre stato contrario. Ti ho ascoltato. Perché scusa un attimo, le opere infrastrutturali del sud chi le ha pagate? Le hanno pagate le regioni del sud o le ha pagate lo Stato? Perché allora bisogna dire le cose come stanno, perché è ora di smettere di farci prendere in giro da gente come voi, ok? Perché all'interno della Costituzione chi è che ha inserito le infrastrutture viarie oppure le infrastrutture che riguardano l'energia elettrica? L'ha inserita la Lega in Costituzione o l'avete inserita voi con la riforma del titolo V? E adesso non vi va più bene. Ma poi a me veramente manda via di testa, perché allora quando parlate di spesa storica e di LEP, dove sta scritto che a priori quando verranno definiti i LEP bisogna dare più soldi al sud? Dove sta scritto? Perché guardate che
se dovessimo guardare la spesa storica, voi sapete che lo Stato spende molto di più per i cittadini del Sud Italia rispetto a quello che spende per i cittadini del Veneto e del Nord Italia. E allora noi dobbiamo continuare a far finta di niente, abbiamo i servizi che costano meno e sono più efficienti. E noi dobbiamo allora aspettare che, siccome l'Italia deve essere tutta uguale, non è il Sud che si deve adeguare e migliorare e diventare come noi. Siamo noi che dobbiamo diventare come il Sud, spendendo di più con servizi meno efficienti. Con questa legge favorirai l'esplosione delle disuguaglianze territoriali, ancora più di oggi. No, li devi responsabilizzare. Borgia. Stefano, li devi responsabilizzare perché oggi quando voi parlate di servizi sul tema della sanità, i servizi oggi sono uguali per un cittadino calabrese e uno veneto? Ti rispondo io no, perché la sanità calabrese è commissariata non so da quanti anni e i cittadini calabresi vengono al nord per curarsi, per fortuna li curiamo, perché sennò purtroppo morirebbero, e questo è il problema reale. Allora il problema è che bisogna responsabilizzare una classe dirigente di politici, di burocrati, che oggi spende e spande a danno dei cittadini, e allora questo serve ad unire, non a dividere. Dopodiché mi meraviglio che tutte queste, come dire, polemiche sul tema dell'autonomia differenziata arrivino da chi il titolo quinto l'ha voluto in Costituzione, da chi invece, per esempio, sull'autonomia si è battuto perché Bonaccini in Emilia-Romagna ha fatto la medesima cosa che abbiamo fatto noi in Veneto e in Lombardia. E mi meraviglio che tu parli di sussidiarietà, tu sai benissimo che i cittadini, le risposte ai cittadini le danno gli enti più vicini al territorio, chi ha le funzioni, chi ha le materie. Mi meraviglio perché sai benissimo che la Del Rio ha distrutto le province in Italia, ente che era un ente di primo livello fondamentale, che dava servizi, che aiutava i comuni, che faceva, era un ente intermedio tra la regione e il comune. E oggi ci troviamo a dover eleggere i cittadini attraverso una legge dove votano solo i consiglieri comunali. Cioè, è un obbrobrio giuridico. A parte tutto questo, è necessario un cambio di passo per come è stata gestita ad oggi tutta una serie di grandi partite. C'è bisogno di un cambio anche della struttura costituzionale del nostro paese. Allora adesso, rispondendo anche alla CGIL, dico io, ma Landini, invece di occuparsi di autonomia, io fossi un operaio, un iscritto alla CGIL, chiederei che nei contratti collettivi, invece di parlare di altro, si occupasse di battere i pugni e cercare di spuntarla, perché quello dovrebbe fare. E gli ricordo che purtroppo oggi gli operai non votano più a sinistra, votano Fratelli d'Italia. Questo è il tema su cui deve lavorare la sinistra e deve lavorare un sindacato, occuparsi dei lavoratori. Dopodiché mi rendo conto che dall'autostipendio di 5.000 euro al mese di un sindacalista è ovvio che invece di occupare, pensano di essere non solo sindacalisti che si occupano di lavoro, ma pensano di nominare nelle liste di qualche partito degli onorevoli, pensano di occuparsi di politica a 360 gradi invece di occuparsi dei lavoratori. Questo è oggi il sindacato. Sì, perché io sono cresciuto in mezzo alla gente, in mezzo agli operai, ai quartieri popolari, e so cosa vuol dire solo per dovere di cronaca. Non ha parlato solo di autonomia oggi Landini, ha parlato di tante cose, abbiamo solo preso un pezzo sull'autonomia, chiaramente, perché ha parlato anche di altro. Rugin. No, io mi sento veramente anche offeso stasera, perché io vivo in un quartiere popolare, sono nato e cresciuto in un quartiere popolare e sono un dirigente sindacale. Cioè, cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente niente, come se tutti... Comunque, la lasciamo perdere, perché se veramente sento tutto questa mescolanza di cose che sono state dette pochi minuti fa, non finisco più di dire quello che penso, perché è veramente un miscuglio anche di insulti, non c'è problema, contro insulti, la mia persona, insulti, occuparsi dei lavoratori, dire occuparsi di più dei lavoratori e del lavoro è un insulto. Va bene Alberto, non prendo 5.000 euro al mese, non ho detto che tu prendi 5.000, stavo parlando di Landini. Vai a vedere gli stipendi di Landini e poi torna e studia ogni tanto. Però Alberto, studia Alberto.
fanno queste cose. Studi, Alberto, un sindaco prende sì o no 1.000 euro al mese, c'è un sindacalista che ne prende 5 volte tanto, con meno responsabilità, e viene a parlare di autonomia differenziata invece di battersi sui tavoli delle contrattazioni collettive. Ma svegliatevi fuori, ma dai, sì, certo, vedo perché c'è bisogno, che in Parlamento si faccia una legge, perché il contratto con la TIM, tranquillo che Landini ha lavorato e ha difeso i lavoratori. Sono molto sicuro, più di te, certo, stai tranquillo, sicuramente, che lui lavora in fabbrica, lo conosce e sa difendere i lavoratori. Però volevo chiudere sulla questione autonomia velocemente. Finisco, allora, un altro prepassaggio anche sulla firma digitale, che è stata una vittoria di Più Europa grazie a un emendamento di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Cioè, in un momento in cui meno della metà degli italiani va a votare, ci lamentiamo sempre che non vanno a votare, con lo SPID avviciniamo la gente a un referendum, alla possibilità di firmare per il referendum, che è uno strumento di democrazia diretta, ci lamentiamo. Vi ricordo che nella piattaforma del Ministero ci sono altri 12 quesiti che non hanno raggiunto le 500.000 firme, ma che hanno poche migliaia di firme. Quindi il cittadino non è così idiota come qualcuno crede, che sta lì col cellulare sul salotto di casa e si mette a firmare. Firma quello che gli interessa, firma i quesiti che interessa in maniera più comoda e avvicina di più i cittadini alla politica. Quindi semmai cerchiamo anche di ringraziare se ogni tanto qualcosa di buono lo facciamo, e grazie a Dio almeno il governo da questo punto di vista ci ha dato ragione. Dico un'affermazione del presidente della regione Calabria, Occhiuto: il referendum si rivela un danno per il centrodestra a livello nazionale, perché stravincerebbe al sud e al centro, e credo che non basterebbero i voti del nord per salvare la legge. Lo credo perché oggi non è più come 10 anni fa, l'autonomia non è più sentita come una priorità nemmeno al nord. Interessano lavoro, tasse, sicurezza, crescita e altri temi. Io condivido perfettamente le parole del presidente della regione Calabria, Occhiuto. Che è di Forza Italia. Esatto. Villanova, questo è un problema nel centrodestra? Non mi preoccupa più di tanto la posizione di Forza Italia per quello che riguarda soprattutto la regione. Ormai sono diversi mesi che si sono messi all'opposizione quotidiana, quindi non è che ci preoccupiamo più di tanto. No, invece, tornando sul referendum, anche queste parole che ha detto Occhiuto vi fanno capire una cosa: che questo referendum veramente spaccherà l'Italia, ma la spaccherà sul serio. Perché io vi faccio una domanda molto semplice: secondo voi i veneti che hanno già votato un referendum con un risultato del 98,1% a favore dell'autonomia, se la vedranno bocciare un'altra volta dopo quella del 2006, della devolution del 2006, un'altra volta se la vedranno bocciare, secondo voi i veneti si sentiranno più italiani o meno italiani? Faccio questa semplicissima domanda, perché io sinceramente mi sentirò molto meno italiano, perché io ritengo che vivere in una regione autonoma sia un diritto che mi spetta perché è scritto in Costituzione, e mi rendo conto che ogni volta che noi facciamo qualsiasi percorso, che sia politico, che sia democratico, che sia costituzionale, che sia quello che volete, noi non riusciamo, ci troviamo tutto il resto del paese sempre contro. Allora io voglio sperare che, siccome questo dovrebbe essere un paese dove la legge vale, io credo che, siccome questa, la legge sull'autonomia è una legge collegata al bilancio dello Stato e alla finanziaria, non si possono fare referendum sulle leggi legate al bilancio con impatto tributario. Questa dice la norma, ma siccome siamo in un paese molto suggestivo, io non vorrei che dopo lo slancio di orgoglio digitale, raccolta firme digitale, ci siamo trovati per la prima volta con l'autonomia, con il referendum contro l'autonomia che è la raccolta digitale, non vorrei mai che adesso passasse alla Corte Costituzionale, passasse anche questo referendum, andando contro qualsiasi tipo di prassi. Perché allora, se mettiamo in fila tutte le cose, veramente si potrebbe creare veramente un quadro di un referendum che spacca l'Italia. Allora, io voglio sperare che non sia così. Perché guardate, la partecipazione diretta al cittadino, sentivo prima dire Ruggine, io raccolte firme ne ho fatte una montagna con il mio partito, stando col gazebo sotto la pioggia, sotto il sole, sotto siamo qualsiasi situazione meteo, ok, ho trovato anche questa volta molto suggestivo il fatto che proprio sull'autonomia si raccolgano firme digitalmente dal divano, posso dirlo che l'ho trovato molto molto particolare come
Però, ripeto, io voglio confidare nel fatto che questo sia un paese dove la legge e il diritto e la Costituzione vale per tutti. Se dopo vediamo che invece la Costituzione viene interpretata come fa Landini e come fa Lampi, quindi si applica solo una parte della Costituzione, quella che va bene a loro e alla sinistra, e dopo invece quella che va bene al Veneto non viene mai applicata, allora ce ne faremo una ragione e ci comporteremo di conseguenza. Cioè, cosa vuol dire? Beh, io credo che dal punto di vista politico, se ci dovesse essere un referendum che dopo tutto il preambolo che ha fatto arriva al voto e ci troviamo con tutto il resto dell'Italia che ci vota contro un'altra volta, io credo che dal punto di vista politico noi sicuramente faremo sentire la voce dei veneti. I 2.400.000 veneti che hanno votato possono restare senza voce di fronte a una situazione. Quindi lei dà ragione in qualche modo a quello che aveva detto anche il segretario provinciale Dimitri qui in qualche tempo fa, che diceva se passa, cioè se viene bocciato il referendum, questo l'effetto sarà quello di dare una spinta ulteriore a autonomista. Assolutamente sì, ma perché secondo voi i veneti, se dovesse l'autonomia dovesse essere bocciata con il referendum, secondo voi i veneti se la metteranno via e faranno finta di niente, abbiamo scherzato e penseranno ad altro? Io credo che la spinta autonomista sarà ancora più forte rispetto a prima, ma su questo non ho dubbi, ma io per primo, se dovessi vedere quella che è stata un'attività che guarda decenni di attività politica, seguendo la Costituzione, seguendo quello che è il dettato democratico della Costituzione, viene ogni volta stracciato perché ci troviamo il resto dell'Italia che ci vota contro, sicuramente per noi, secondo dal punto di vista politico, faremo quello che ci spetta di fare. Pelloni e Borgia su questo rischio di avere questo effetto collaterale, diciamo. Ma non c'è nessun rischio di nessun effetto collaterale, ma neanche per sogno, insomma. Stiamo dando per scontato che vince no. Ma è la democrazia. Dai, che vince, insomma, sì, scusate. Ma infatti è la democrazia. Io penso che anzi i leghisti veneti o chi è stato d'accordo per l'autonomia può venire a votare al referendum e far valere la sua opinione se è favorevole all'autonomia, insomma. È la democrazia, queste sono le regole della democrazia e non c'è niente di male di affrontare un dibattito in maniera serena, senza i catastrofismi che sta facendo adesso Villanova, che sembra che stia già facendo l'analisi della sconfitta e stia già preparando il discorso per quando perderà il referendum. Però io non penso che sia questa corretta impostazione. Calma Pelloni, perché l'ultimo referendum l'avete perso voi, quello costituzionale. No, appunto, quindi calma, ti dico stai tranquillino. Non dovete secondo me essere così catastrofisti. Io penso che la democrazia, se la democrazia vincerà per tutti, per i veneti per tutti gli italiani, insomma. Non è, siete voi che state andando a spaccare il paese in questa maniera, insomma, non è, con queste minacce i veneti si sentiranno meno italiani. Ma non diciamo stupidaggini. I veneti continueranno a sentirsi italiani. Guarda, la Corte Costituzionale applicherà la Costituzione, non te, guarda, e non me, che non siamo titolati, che non siamo giuristi, e penso che da questo punto di vista possiamo stare tranquilli e attendere il responso di persone che sono più preparate di noi. Sto dicendo un'altra cosa io. Sto dicendo che abbiamo applicato la Costituzione che avete scritto voi. E ancora fai finta di non capire. No, torniamo sulla terra, nel senso che io sono convinto, penso che la democrazia vincerà come in tutti i casi quando c'è la possibilità di esprimersi. Sono convinto che gli italiani tutti capiranno quanto sia fondamentale l'autonomia differenziata, anzi io ho molta fiducia che possa passare. È ovvio che secondo noi questo è un tentativo di ostracismo da parte di qualcuno, è ovvio, è chiaro a tutti, ma sono consapevole che riusciremo a spiegare da nord a sud quanto sia importante l'autonomia differenziata, anche perché insomma vorrei evitare di vedere nuovamente le scenette dei carri armati in piazza San Marco, no? Quindi evitiamo e cerchiamo di spiegare a tutti gli italiani quanto, attraverso la democrazia, quanto sia fondamentale questa autonomia per il futuro del paese e della nazione. Dopodiché io, come diceva Nazario Sauro, sarò sempre prima, ovunque, nonostante tutto, italiano.
Allora, adesso entriamo in pubblicità e poi partiamo con la questione provinciale, anche perché dobbiamo capire, vorrei saperlo prima da Villanova e poi anche da Borgia e anche da Pelloni soprattutto, ma soprattutto dai due esponenti di centrodestra, chi ha vinto queste elezioni provinciali? Ce lo stiamo chiedendo da oggi pomeriggio, anzi da ieri sera. Pubblicità. La Lega si conferma la prima forza per quanto riguarda il numero di amministratori in provincia e a seguire con punteggio anche abbastanza distante, perché sono 7.000 punti quelli che dividono la Lega da Fratelli d'Italia, che elegge comunque 4 consiglieri e fa un ottimo risultato. Sarà pure un ottimo risultato quello di Fratelli d'Italia, ma il segretario leghista Coin rimarca più volte come il Carroccio resti saldamente il primo partito della marca, pur passando da 7 a 6 consiglieri provinciali. Chiaro il messaggio agli alleati in una tornata che è servita a misurarsi politicamente. Quello che tengo a sottolineare è che la lista della Lega, tra le 4 liste che hanno corso, è quella che ha schierato solamente iscritti della Lega. Rivendica invece l'apertura al mondo civico il meloniano Borgia, strategia che evidentemente ha pagato. Siamo riusciti a raddoppiare i seggi rispetto a 3 anni fa, siamo passati da 2 a 4 consiglieri, ma la cosa straordinaria è aver avuto il sostegno di più di 340 amministratori locali che hanno scelto il nostro progetto, la nostra visione e soprattutto condividono con noi ideali e valori. Difficile davvero capire a questo punto se un vincitore c'è. Tiene la linea pure Forza Italia, anche per gli azzurri i civici fanno la differenza. Abbiamo riconfermato i 3 consiglieri provinciali che avevamo, per cui un grande lavoro fatto da Forza Italia insieme a tutte le civiche di riferimento, per cui anche un modo per contattare gli amministratori del territorio, far rete. 3 consiglieri erano e 3 restano anche per la lista del Partito Democratico, allargata ad Alleanza Verdi Sinistra e anche qui mondo civico. Ma spiega il segretario Dem Zorzi, i partiti devono stare fuori dal Sant'Artemio, che è ente di secondo grado. Rinnoviamo sempre la disponibilità, insomma, a collaborare. L'ente provincia è un ente di secondo livello, è quindi la casa dei comuni, degli amministratori, e quindi il nostro spirito sarà quello chiaramente di collaborare. Questo dipende anche dalla presidenza Marcon e dalla maggioranza che lui vorrà costituire. Se loro vogliono interpretare anche per questa consigliatura diciamo il consiglio provinciale come un terreno di scontro politico e quindi dividerci in maggioranza e opposizione, ripeto, noi siamo chiamati a rappresentare i territori e le istanze di chi ci ha votato e quindi faremo di conseguenza. Allora, il servizio di Christian Arbojt, insomma, è un po' la domanda che sappiamo. Le elezioni provinciali, abbiamo detto anche prima, sono elezioni di secondo livello, quindi hanno votato gli amministratori, però lo abbiamo detto anche alla vigilia e lo hanno confermato anche i segretari provinciali, insomma era un modo anche per misurarsi un po' in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, però misurarsi con gli uomini, diciamo, gli amministratori. Siccome abbiamo visto Borgia, che abbiamo duplicato Borgia, partiamo da Villanova allora e dopo andiamo da Borgia, visto che l'abbiamo già sentito parlare. Villanova, chi ha vinto? La Lega, che resta, diciamo, dice Coin, il primo partito, oppure Fratelli d'Italia, che raddoppia? Ha ragione Coin a dire, beh, da noi erano tutti tesserati, però da altre parti c'erano i civici. Insomma, cosa emerge da questo confronto dove, anomalia rispetto alle altre province, si è andati divisi? Beh, insomma, i risultati secondo me parlano chiaro. Dopodiché, se posso dirla mia, non mi appassionano particolarmente queste elezioni provinciali, nel senso che bisogna spiegare anche a chi ci segue da casa che i voti che vengono espressi non è che ogni voto valga uguale, è un voto ponderato in base alla grandezza del comune e quindi si generano tutti dei calcoli che vanno a dare risultato. Questo dà la misura anche un po' di quando è stata fatta la riforma del Rio, di come sia stata fatta una riforma che ha veramente distrutto un ente che funzionava e ha creato questo modo di votare che non ha fatto risparmiare un euro, perché ricordiamoci che all'epoca si voleva fare questa riforma per risparmiare, non ha fatto risparmiare niente, anzi ha creato una miriade di problemi sul territorio.
Io credo che dal punto di vista dei risultati, insomma, i risultati parlano chiaro, non è che ci sia tanto da interpretare. La Lega rimane il primo partito in provincia per quello che riguarda il voto degli amministratori. Mi piacerebbe vedere, ecco, un'elezione di primo livello, un'elezione con i cittadini che tornano a votare il proprio presidente della provincia, i propri consiglieri, perché quello sarebbe sicuramente uno specchio più realistico di quella che è la situazione della cittadinanza. Ripeto, per il resto i risultati mi sembrano chiari, la Lega ha sei consiglieri, se non sbaglio, quindi gli altri, Fratelli d'Italia, che ha fatto un ottimo risultato, come è stato detto, arriva a 4, quindi mi sembra che sia abbastanza chiaro chi è arrivato prima. Allora, è così chiaro, Borgia? Vabbè, sì, penso di sì, ha spiegato benissimo il presidente Villanova. Io faccio presente che nel 2021, tenuto conto che anch'io spero che la provincia torni ad essere un ente di primo livello e possano tornare a sceglierla e a scegliere i propri rappresentanti della provincia, i cittadini. Partiamo da questo presupposto. So che in Parlamento ci sono dei progetti di legge su cui si sta discutendo, spero insomma che possano fare in fretta e tornare, come dire, alle province elettive, ce lo aspettiamo tutti, spero e mi auguro. Detto questo, visto che insomma appassionerà poco i cittadini, però solo per dire che nel 2021, quando 3 anni fa si è votato per le elezioni provinciali, Fratelli d'Italia aveva 70 amministratori locali che hanno sostenuto due candidati che poi sono diventati consiglieri provinciali, quindi 70 amministratori. Oggi invece 342 amministratori della provincia di Treviso, una delle province insomma più verdi d'Italia, votano Fratelli d'Italia, 400 la Lega, 180 Forza Italia, 190 il PD. E io sono molto soddisfatto, sono molto contento, perché siamo riusciti a, come dire, fare un risultato eccezionale, a coinvolgere in questo progetto, come dicevo prima, più di 340 amministratori locali che ci hanno scelto. E ho sentito in queste 2 settimane qualche battuta da parte di qualche amico, anche di qualche alleato, che diceva, no, che riuscivano a tenere a bada il partito delle faccette nere, così dicevano, e invece si sono svegliati e si sono resi conto che siamo diventati anche noi il partito del territorio. Questo è stato possibile grazie ai risultati ottenuti anche alle ultime elezioni amministrative nei 55 comuni. È ovvio che questo è solo il punto di partenza, perché l'obiettivo è quello di essere anche dopo le elezioni politiche europee, essere anche tra gli amministratori locali i primi ovviamente in provincia di Treviso, perché come ricordiamo tutti alle ultime europee abbiamo preso il 37%. Oggi il valore degli amministratori locali dopo questa tornata è intorno al 30%. Siamo gli unici che raddoppiano, perché c'è chi perde, c'è chi pareggia, noi raddoppiamo i nostri amministratori capaci. Eravamo la lista con più sindaci, tra l'altro mi dispiace insomma che nessuno dei sindaci della nostra lista sia stato eletto, ma si sono tutti impegnati. Ecco, ci tengo a ringraziare tutti i 12 candidati che non sono stati eletti, perché grazie a loro se questo risultato è stato possibile, e ovviamente faccio i complimenti ai 4 che sono stati eletti, che sono Roberto Fava, che è il vice sindaco di Spresiano, Raffaele Freda, che è il consigliere comunale, capogruppo di Fratelli d'Italia a Preganziol, Davide Acampora, consigliere comunale a Treviso, e Frediano Brotto, assessore a Loria. Ecco, io questa è l'analisi, ecco, che faccio, allora, che hanno fatto anche i cronisti, gli analisti politici. Noi siamo una forza giovane, non siamo sul territorio sicuramente da 30 anni, non abbiamo, come dire, il governatore, non abbiamo assessori regionali, non abbiamo, insomma, siamo in crescita, però
vogliamo cercare di essere sempre a disposizione dei cittadini, quello che stiamo facendo. Ricordo però, perché questo ci tengo a ricordarlo, che non siamo stati noi a voler rompere il fronte del centrodestra, quindi ognuno con la propria lista. Abbiamo cercato fino all'ultimo di essere e di fare da collante per il centrodestra, abbiamo chiesto che si potesse fare una lista unica, questo non è stato possibile. Ci siamo pesati tutti e poi detto da me fa anche un po' sorridere e da adesso in beh, poi insomma, governeremo lo insieme alla provincia. Poi di retroscena, beh, Villanova, il messaggio di Borgia è chiaro, cioè i veri vincitori siamo noi, diciamolo che chiaramente, perché no, abbiamo raddoppiato e perché soprattutto rispetto alle ultime provinciali siamo cresciuti tantissimo. Il messaggio è: voi dite sempre che il vero partito sul territorio è la Lega e noi viviamo di luce riflessa per i risultati nazionali, ma anche sul territorio ormai siamo una cosa concreta. Questo è il messaggio tradotto. Ma allora devo dire che Borgia fa benissimo il suo lavoro di segretario di partito provinciale. Mi stupirei se dicesse qualcosa di diverso e di certo non vado a accendere il carro armato per andare in piazza per difendere la posizione sulla provincia, su quelli che sono i risultati della provincia. Cioè, buon lavoro. Cioè, io credo di appartenere a un partito che lavora sul territorio da tanti anni, magari non ha passato un periodo semplicissimo, cosa che era parti invertite fino a qualche anno fa. Io continuo a credere che ci sia bisogno della Lega sul territorio, io credo che la battaglia per l'autonomia sia una battaglia che ha un marchio forte della Lega, sicuramente portato avanti anche grazie agli alleati di Fratelli d'Italia, un po' meno di Forza Italia. Io credo che questo bisogno ci sia ancora sul territorio e credo che la Lega abbia ancora tanto da dire per quello che rappresenta identità e territorio. Quindi se è una sana competizione tra alleati che porta entrambi a migliorarsi, e vinca il migliore. Non penso ci sia tanto altro da dire. Ma chi è che diceva faccette nere? Chi l'ha detto lo sa. Ma di Lega o di Forza Italia? No, Alberto, ci mancherebbe. Tra l'altro posso... Alleati di Lega o alleati di Forza Italia? No, adesso mi chiede troppo. Qualche alleato. Non Alberto di sicuro. No, vabbè, immagino. Alberto stava dicendo, no, di sicuro. Stava dicendo qualcosa? No, stavo dicendo che invece credo di essere uno dei pochissimi di Fratelli d'Italia con cui, insomma... che va d'accordo Alberto, perché so che sempre con non va d'accordo con lo Fratelli d'Italia perché non è il consigliere regionale. No, nel senso che ci stiamo a dire il vero Claudio la settimana scorsa ha fatto votare convintamente il mio gruppo per eleggere il vicepresidente del consiglio. Giusto, hai ragione. Un vostro rappresentante praticamente perdendo un voto. Ma questo era mio per dire, era per dire che mi sta, era per quindi, dire che a me stai magari, simpatico magari Alberto. Claudio, e tu lo sai bene a cosa mi riferisco, magari c'è qualche rappresentante del tuo partito che sul territorio non si comporta proprio benissimo e allora magari ecco. Dai, facciamo qualche nome però, no, ragazzi, come dai, tutti, dai, in dai, tutti dai, i partiti. Villanova, non ci sono antipatie, ci sono simpatie. L'ho già fatto al tempo debito e quindi non sì, forse andiamo oltre, credo andiamo di ricordare, oltre, credo di ricordare. Oltre. Allora, Pelloni, sulle provinciali, insomma, fa suo quello l'appello invece di Zorzi che dice non facciamolo diventare un fortino di battaglia politica la provincia, che invece che è un ente che ha una sua funzione. Allora, diciamola così, io sinceramente ho sempre avuto qualche perplessità, molte perplessità sulla legge Delrio, che è un esponente del mio partito, ma non è che quelli del Partito Democratico sono infallibili come quelli della Lega o di Fratelli d'Italia. Ogni tanto possono anche fare delle leggi che loro considerano giuste e io non le ho condivise. La ratio della legge Delrio è di rendere un ente come quello della provincia un ente più efficiente, dove i sindaci, gli amministratori locali si spogliano delle vesti dei partiti e indossano le vesti degli amministratori che fanno solo che governano insieme per gestire un ente che a quel punto è di secondo livello e quindi è gestito in maniera comunitaria da tutti i sindaci e gli amministratori locali. Devo dire è un'impostazione che non nego la
la bontà di chi possa averla, ha una sua logica, diciamo così, che io sono sempre per non togliere ai cittadini un livello di voto, un livello di espressione della volontà democratica, e quindi io, se dovessi essere in Parlamento per o comunque io da membro del Partito Democratico, auspico che in Parlamento la provincia ritorni elettiva. Dopodiché, quindi, tornando sulla provincia, sulle elezioni provinciali, io penso che il dato del Partito Democratico è un dato che, seppur terza forza, conferma i suoi membri in consiglio provinciale, che aumenta il numero di voti rispetto alla tornata scorsa, seppur di poco. Dopodiché, penso che l'occasione sia quella di appunto governare tutti insieme per fare l'interesse dei trevigiani e gestire al meglio la provincia, insomma. Quindi, qualora, come auspico, ci possa essere da parte del presidente Marcon la disponibilità a avere un progetto di governo della provincia da qui al prossimo anno e mezzo in maniera comune, io penso che si potrebbe fare solo che l'interesse dei trevigiani. Allora, peraltro, e questo conferma il paradosso delle elezioni provinciali, insomma della provincia, Marcon resta in carica per altri 2 anni, se non sbaglio, per un anno. Andrà al voto il prossimo anno, nel 25. E quindi, insomma, vabbè, c'è un po' di caos che evidentemente un'elezione diretta porterebbe, azzererebbe un'elezione, insomma, diversa, un ritorno al voto, tra virgolette, normale. Allora, ultimo break pubblicitario, diamo l'esito del sondaggio e poi chiudiamo. Pubblicità. Siamo davvero agli ultimi minuti di Ring, facciamo vedere l'esito del sondaggio che era sul referendum per la cittadinanza, cioè per abrogare l'articolo 9, se non sbaglio. No, non glielo fate vedere. 95,9 no, non d'accordo a accorciare i tempi per chiedere la cittadinanza, e sì, 4,1%. Al di là del risultato, beh, d'altronde Ruggin lo vede, certo che lo vede. Ruggin, al di là del sondaggio, dell'esito del sondaggio, l'ho tenuta, mi scuso se l'ho tenuta fuori dagli ultimi 10 minuti, ma era proprio una questione molto trevigiana piccola parentesi, io sono pro legge Delrio e magari sarebbe tutte le hai, Alberto, le hai tutte, un referendum costituzionale per l'abolizione delle province, dato che abbiamo sentito per un quarto d'ora parlare di spartizione delle poltrone tra Fratelli e Lega, cosa che, insomma, non è che penso appassioni tanto chi ci segue, anche perché le province nel frattempo sono state svuotate di poteri, penso appunto alla protezione civile piuttosto che centri per l'impiego, ormai a parte edilizia scolastica o strade che potrebbero essere assegnate alle regioni e ai comuni, le province ormai non hanno praticamente nessun tipo di potere, è solo una spartizione, diciamo, di poltrone che appassiona iscritti di Fratelli d'Italia e Lega. Detto questo, il risultato non mi sorprende, siamo in Veneto, conosciamo il Veneto, conosciamo la difficoltà di aver raccolto firme in Veneto rispetto ad altre regioni, e insomma la cosa non mi sorprende, però i sondaggi di opinione a livello italiano sono totalmente ribaltati, perché siamo tra il 55 e il 57%, sia all'Eurispes, tantissime società di sondaggi, andatevele a vedere in Google, dicono che la maggior parte degli italiani è a favore dello Ius Scholae. Quindi su questo tema si può tranquillamente discutere in Parlamento, che sarebbe il caso, senza arrivare alla tagliola del referendum che, accorpato all'autonomia e ad altri temi, potrebbe far arrivare il 50% più uno di italiani a votare. Sarebbe una bella bastonata per il governo. Allora, siamo davvero in chiusura. Allora, io ringrazio, staremo a vedere quello che succederà, poi l'esame poi della consulta, anche con il ricorso del governatore Zaia. Grazie per essere stati con noi, a Stefano Pelloni, a Claudio Borgia, ad Alberto Ruggin e Alberto Villanova. Non riusciamo a parlare di calcio questa sera, non è il caso. Avremmo litigato ancora di avremmo più. Litigato mo- mi sarei calcio. Messo in mezzo anch'io. Allora, grazie davvero a chi ci ha seguito, grazie agli ospiti. Domani torna Ferdinando Avarino. Grazie davvero, arrivederci.